Bene ragazzi, in questa schermata ho voluto racchiudere un po' tutto il concetto che si andrà a spiegare stasera, più qualcosa in più dopo. Come potete vedere dall'immagine, ho voluto fare un sunto negli anni, la concettualizzazione del robot, e un po' le sue forme base. Questo ci servirà per poter, definire bene, la concettualizzazione del robot. Partiamo subito dagli anni 50. Ovviamente l'omino Michelin o lo scaldabagno in alto a sinistra, grigio, è uno dei primi robot abbastanza famosi dell'epoca e il suo design era dettato non solo dalla fantasia del creatore, ma anche delle esigenze tecniche, ovvero all'epoca il cinema non poteva permettersi degli animatronic, e ovviamente tantomeno della computer grafica, quindi ci dovevano ficcare un umano dentro e per forza di cose i volumi dovevano essere grossi. Un altro particolare che si può notare subito è che all'epoca la tecnologia veniva rappresentata, veniva resa con gli ingranaggi, quindi si rendeva necessario un qualche cosa di trasparente in modo che faceva vedere gli ingranaggi. Questo è un piccolo particolare che poi rivedremo dopo, che sta a significare la tecnologia del tempo, cioè un robot tendenzialmente tende sempre a essere all'avanguardia, quindi alcuni particolari che lo rappresentano definiscono l'epoca per noi che l'abbiamo già visto ed è passato. Secondo posto arriva quello degli anni 60, Tetsujin, che in questo caso l'unica immagine decente che ho trovato è a colori ed è una statua, ma in realtà questo cartone animato degli anni 60 è bianco e nero, non è mai arrivato noi in Italia. E questo è veramente il nonno di tutti i robot a cartone animato anime giapponese. Possiamo già notare che c'è un'evoluzione delle forme, perché ovviamente essendo un cartone animato non aveva bisogno di un essere umano all'interno, quindi si sono un po' sbizzarriti, però già possiamo notare la concettualizzazione della tecnologia dell'epoca. Vabbè, arti tubolari, un busto che non presenta sezioni, quindi se si deve allacciare le scarpe non ce la fa, e ovviamente anche dei particolari che sono come i bulloni che si trovano sulla pettorina ed elementi come gli elmi medievali o romani che siano. Poi andiamo nel 1970, dove abbiamo il boom. Chi ha circa 40-30 anni se li può ricordare, i famosi Mazinga Z, Grande Mazinga e Goldrake. Come già potete notare dalla versione precedente, i robot cominciano a snellirsi, cominciano a prendere forma, a prendere caratterizzazione. Una cosa che si può subito evincere sono la caratterizzazione della testa, e la pettorina, se vogliamo chiamarlo così, il petto che si distingue, per il resto i busti più o meno sono simili. Questa è la caratterizzazione del robot tubolare fatto a tubi. Grande epopea, grande successo e grande clamore. Andando molto velocemente avanti, arriva il 1980. Qua c'è da fare una riflessione molto importante. Qui nell'80 il robot Gundam, detto da noi, ma Gundam pronunciato correttamente, è il primo robot a sezione quadrata o prismica in cui presenta finalmente una pseudo giuntura reale. Notate l'altezza ginocchio e l'altezza gomito, ci sono dei joint o delle giunture che permettono un reale piegamento dell'arto. Anche qui Gundam non è esente da errori, per esempio a livello del busto e del bacino. Anche lui avrebbe estreme difficoltà a piegarsi e ad allacciarsi le scarpe. Però, se facciamo subito un confronto con i co robot degli anni 70, possiamo subito notare che quelli degli anni 70 in realtà non si potevano piegare in nessuna maniera, avevano un tipo di giuntura impossibile, ma ovviamente era un cartone animato e si poteva lasciar correre. Perché mi soffermo su questo particolare? Perché è relativamente importante, cioè un robot deve presentare delle giunture, delle articolazioni plausibili, soprattutto ai tempi nostri, dove la tecnologia è andata avanti, un minimo di concettualizzazione di questa cosa ci deve essere, se no tende ad essere troppo fantasioso e stona un po'. Facciamo subito un salto finale, andiamo nel 1980, no, 1990, scusatemi, con Evangelion. Evangelion dà un colpo di spugna è un restyling totale di tutti i robot che ci sono stati precedentemente. Si abbandona la concettualizzazione del robot come macchina scatoloide, molto squadrata o non so come definirlo, molto statica, per prendere la forma molto umanoide. In questo caso si potrebbe definire quasi tipo manichino, che può Figurati. definire Sì.
più esile, sì, grazie. Più esile, anche un certo risalto alla muscolatura e anche a livello concettuale il robot perde la definizione di robot semplicemente di macchina pilotata da un uomo, quindi senza anima, per arrivare a un'altra concettualizzazione di uomo, di robot con anima. È un qualcosa che metto in mezzo perché verrà ripreso più avanti. E diciamo muscolare in questo caso, fino ad arrivare nel 2000, dove uno pensa chissà come saranno, poi Interstellar ci dà questo concept che veramente ci ha scardinati tutti. Un paio di considerazioni: nei primi minuti del film, tutti quanti in sala dicevano: ma che cacchio di robot hanno creato? Mio figlio, 2 anni, lo sa fare meglio. In realtà, poi abbiamo visto che durante il film questo robot è estremamente multifunzionale e veloce. E quindi ha scardinato tutto quell'archetipo che avevamo noi del robot a forma umanoide. Premesso questo, come potete vedere nella panoramica, il robot come concetto va a pari passo dalle culture, delle tecnologie, anche delle idealizzazioni delle persone. Quindi oggi, se noi vogliamo concettualizzare un robot, siamo molto più liberi del passato, perché la tecnologia già adesso ci permette di spaziare molto di più, oltre che la computer grafica ci viene in aiuto. Ma possiamo anche azzardare, come ha fatto Interstellar, a concepire robot fuori proprio dagli archetipi tipici. Magari sono un po' ricorsivo. E adesso veniamo alla parte di sotto. La parte di sotto è la semplificazione dei robot che vengono sopra, che sommariamente si possono definire, partendo da quello degli anni 50, sferoide, quelli degli anni 60, sferoide, ovaloide, ma sempre con forme molto, molto tonde, quindi le prime due si potrebbero quasi accostare. Negli anni 70 abbiamo a forma cilindrica, un po' più slanciata. Negli anni 80 la forma quadrata, più dettagliata con le variazioni, con i vari joint o articolazioni. Negli anni 90 portata più al manichino o all'umano o ai muscoli, cioè varie definizioni. Beh, poi nel 2000 rotti la definizione va un po' a perdersi, perché in base a quello che si concepisce si può realizzare quello che si vuole. Giusto per avere una rinfrescata, è un passaggio da quello che può essere il robot a livello di fantasia, faccio subito vedere anche il robot, quello a livello reale, in modo tale che abbiamo anche un confronto. Questa schermata, adesso la ingrandisco un po', vabbè, al massimo così, fa vedere un attimo l'evoluzione reale dei robot dal 1986 fino al 2005, anche se siamo anche al 2015, ma bene o male al modello Asimov, l'ultimo, si è standardizzato. Potete notare come a livello reale si è partiti dalle gambe, perché si sta concettualizzando il fatto che il robot deve essere umanoide, e la cosa più problematica in un umanoide non è tanto il busto, testa e braccia, ma quanto la capacità del robot di rimanere in equilibrio solo su 2 gambe. Quindi, quando noi vediamo un robot e riusciamo a definire su cosa si regge, potremo anche riuscire a definire a cosa serve. Cioè, vedendo non solo gli appendici, i gadget o i pack che ha, possiamo definire dai suoi piedi che funzioni può avere. E adesso abbiamo una brevissima carrellata di quello che ve li lascio vedere un po' a uno, che sono veramente fantastici. Sono degli scatoloni enormi, poi fino ad arrivare a quello che è un gioiellino, che è Asimov, che rimane in piedi su 2 gambe tranquillamente, e Asimov riesce anche persino a correre, che è un qualcosa di molto molto complesso per un robot. Va Quelle bene. scatolone contenevano poi tutto la parte, diciamo, il cervello, cioè Sì, il cervello praticamente. E questi robot qua. computer. Sì, dimmi Davide, No, non mi viene il termine, la parte dimmi. di Hardware, elettronica, logica. no? Di Sì, logica, l'hardware sì, logica. Ovviamente voi li vedete così, ma tutti questi robot, scusatemi, fino agli ultimi tre magari, erano tutti attaccati dai cavi, quindi la corrente elettrica la prendevano da strutture esterne. E oso dire, anche se non sono sicuro, che anche i primi, quelli dell'80 fino agli inizi anni 90, presenteranno magari funzioni logiche attraverso cavi esterni. Cioè, alla fine, quello del 1986 di hardware logico non ci avrà quasi niente. Sicuramente le informazioni le prenderà attraverso cavi esterni. Questo anche perché venivano legati e dei cavi tiranti, perché vi immaginate, questi costavano milioni di dollari, se dovessero cadere e rompersi, si strappavano i capelli dalla testa.
Bene, questa era giusto una panoramica dove si possono notare anche delle giunture più o meno vere e soprattutto possiamo notare la pianta del piede, è sintomatica, molto larga, molto piatta, è un indizio che ci fa capire quanto è complicato una gamba di robot possa rimanere in equilibrio e far rimanere in equilibrio tutto il resto. Ok, passiamo ad altro. Questo Scusa mi una sembra. cosa, volevo aggiungere una piccola cosa. La cosa affascinante è proprio lo studio, no, della camminata, una cosa che per noi è così naturale, no? È stato oggetto, il primo oggetto di studio e tuttora è ancora una grande sfida per gli ingegneri elettronici. Decisamente. Sì. Decisamente. Niente, una piccola domanda, giusto sempre sulla slide precedente. Mi dicevi che erano tutti collegati ai cavi, no? Ma anche i primi modelli, cioè non solo per l'alimentazione, ma anche per quanto riguardava la trasmissione dati? Molto probabilmente i primi sì, perché stiamo parlando dell'86, la trasmissione dati dell'86, molto probabilmente, non ne sono sicuro, ma molto probabilmente sì. Magari da quello dell'87 potrà computare qualcosa, però erano estremamente limitati. Dall'88, magari fino al 96, hanno cominciato a processarli da soli i movimenti, ma sostanzialmente no, all'inizio molti movimenti venivano processati esternamente, cercando poi ovviamente di ottimizzare poi perché il più grosso problema di questi scafandri qua dell'88 fino al 91 o 93 c'era un problema di base. Si cercava di riportare il movimento degli esseri umani su questi modelli, però c'è un problema di strutturazione. Avendo un peso, un baricentro, un peso elevato e molto alto, riuscire a trovare gli equilibri per queste gambe diventava molto difficile. Noi Dato dai sostanzialmente. circuiti non miniaturizzati ancora poi. Sì, il peso era maggiormente dalla parte alta. Se voi provate come esseri umani ad appoggiarvi su una sbarra e a cercare di mantenervi in equilibrio poggiando il bacino, vi accorgete subito che il vostro baricentro più o meno è all'altezza del bacino. Quindi il vostro peso, bene o male, è relativamente distribuito bene. Questi invece avevano un peso massiccio verso l'alto. Quindi immaginate che quando poco poco il peso doveva sporgere in avanti, riuscire a ristabilire l'equilibrio era molto complicato. Quindi si è cercato di trovare dei compromessi, perché la falcata non era propriamente umana. Si cercava comunque di compensare queste problematiche creando delle falcate, delle aperture di gambe. Proporzionale alla loro massa e alle loro dimensioni. Tant'è vero che il vero salto l'abbiamo avuto dal 97 in poi, dove la testa e lo zainetto, il fatto di avere anche il peso verso la schiena, ha portato un baricentro molto più controllabile. Fai poi fino ad arrivare agli ultimi che hanno un baricentro molto, molto più bilanciato. Paradossalmente, la cosa che più ha aiutato l'evoluzione della robotica in questo caso non è tanto la parte meccanica delle giunture, non tanto la parte hardware, ma l'ottimizzazione, lo storage della corrente elettrica. Perché molto probabilmente le ultime batterie, essendo più piccole e meno pesanti, hanno permesso loro di spostare il baricentro sulla schiena in maniera più piccola e poter così definire meglio la falcata del robot, riequilibrandola col proprio peso. Okay. Dico solo che Paolo ci segue da Ok. YouTube e comunica che ha visto Asimo dal vivo. Voleva comunicarti Ma questo. dai. Possiamo comunicare a Paolo che stiamo rosicando in comunità qui? Benissimo, d'accordo, d'accordo. Scusate, giusto Ok. per farvi rosicare anche io anni fa ho visto Asimo dal E vivo. vabbè, allora volete morire tutti quanti in Allora comunità, siamo rimasti solo io e te che non abbiamo visto. Allora, passiamo subito e velocemente a un'altra fase, quella dei robot. Come abbiamo visto prima, che ho spiegato proprio i suoi volumi, il cilindrico, il cubico, il manichino o il muscolare, possiamo definire un robot. Se noi prima di concettualizzare, di schizzare nei dettagli o quello che vogliamo, proviamo a dividere un qualsiasi tipo di robot in volumi primitivi, già notiamo delle sue caratteristiche. Possiamo subito notare in questi robot, dalle loro forme, l'eventuale uso che se ne può fare. Il primo in alto presenta le forme tipicamente di un mech che non ha braccio, quindi magari da combattimento. Il secondo, a prescindere dalla posa, può avere più funzioni. Il quarto, il quadrupede, può avere anche altre funzioni, ma non strettamente militari. Il terzo, voglio dire, scusatemi, il quarto, generico.
il quinto in basso a sinistra può essere benissimo un tank perché abbiamo un volume. Quindi vedete, anche il quinto in basso a sinistra, basso a sinistra, nonostante sia quattro cubetti, vedere quel cubetto estremamente lungo può essere qualsiasi cosa, può essere anche un braccio che medica qualcuno, capiamoci, però in maniera inconscia subito definiamo, può essere un cannone, un robot da combattimento, anche perché il suo busto è molto largo. Queste sono concettualizzazioni, ovviamente poi andando a dare i dettagli e texture si può praticamente cambiare la natura dell'uso che se ne fa. Quindi questa è una piccola panoramica di come mischiare anche forme tra cubico e cilindrico possiamo dare un design al nostro robot. Anche come distribuire il peso, diciamo, cioè nella concettualizzazione per archetipi, per forme base, possiamo già dare un'idea di come andare a distribuire la massa di questo del robot, e anche capire la sua funzionalità. Sì, per esattezza, bravo, grazie, grazie Amit. In effetti, volendo riprendere il discorso di prima, semplicemente vedendo la struttura delle loro gambe, possiamo definire anche se è più o meno equilibrato, se ha una struttura troppo pesante o troppo massiccia sopra, ha bisogno per forza di gambe, di piedi molto larghi. In questo caso il quadrupede può avere una massa enorme, zampe piccole ma ha quattro gambe. Quindi quando noi vediamo spazi, terreni scoscesi, quindi cose del genere. Grazie Amir che mi dà questi input che mi completano, che completano la presentazione. Certo. Ovviamente quando noi vediamo un robot, il terzo basso, quello con il cilindro dietro la schiena, il grande cannone, già definiamo dalle sue zampe. Voi vedete, riuscite a vedere il mio mouse, sì? Sì. Vabbè, magari poco. Ok, riusciamo a definire che avendo delle gambe molto, molto possenti, molto grosse, il robot è possente, è da trasporto, è massiccio, è d'assalto e cose del genere. Ok, allora, queste sono delle immagini e delle spiegazioni per dare una concettualizzazione generale di tutto. Adesso passiamo a qualcosa che sono forse più importante. La strutturazione proprio di un robot, semplicemente. Capiamoci, io parto da una forma umanoide perché è la forma che è più facile approcciarsi, però queste tecniche si possono approcciare anche ad arcnoidi o insettoidi, polipoidi o altre forme del genere. Il concetto è basilare è quello. Abbiamo un braccio, una gamba, un arto e le sue giunture. Già potete notare subito in basso a sinistra che un robot è composto più o meno da queste parti in forma umanoide. La cosa che potete notare subito mezzo al bicipite e all'avambraccio è un cubetto, è il giunto. Il giunto è molto importante per definirne il suo movimento. Come abbiamo visto in precedenza, adesso ve lo prendo veloce, l'altro, l'immagine precedente, questo qua, quando noi torniamo ai robot cilindrici e ci mettiamo semplicemente una sfera o una ruota, sì, possiamo concettualmente piegare un braccio, anche il Gundam che ha un solo cilindro al gomito e alla gamba può piegarla, ma può piegarla fino a un certo punto, diciamo più o meno fino a 45 gradi, perché altrimenti se la gamba continua a piegarsi, nell'ambito del 3D il polpaccio compenetra con con la coscia. Per capirci, un robot se si inginocchia e si siede con la posizione tipica dei giapponesi non lo potrebbe fare perché sennò avrebbe una compenetrazione. Questo è uno dei tanti problemi. O una compenetrazione o si sfriggerebbe tutta la fiancata, diciamo, dopo ristuccare. Quindi i robot non possono meditare, ecco. Sì. I robot non possono meditare. Quindi, per quanto riguarda specificatamente la giuntura, la andiamo a vedere dopo, però giù subito per definire che nell'immagine centrale, un po' a sinistra, possiamo subito definire le varie sezioni. Quindi abbiamo una testa, un collo, un busto, in questo caso abbiamo anche una piccola parte che collega il busto alla spalla, che andremo a definire, la pancia, in questo caso vi consiglio di fare la pancia non una sezione sola, ma due, però sennò avrebbe una certa difficoltà a piegarsi, il bacino,
le gambe, con giunto dall'attaccatura dalla coscia al bacino, la coscia, il ginocchio, lo stinco, la sfera al giunto della caviglia, il piede viene suddiviso ulteriormente in due parti, molti lo fanno a pezzo unico, però per avere una posa più realistica il piede conviene dividerlo in due parti, più giunto. Scusate, Daniela ha scritto, ma almeno possono dire se sono giapponese. Alcuni sì, ma altri no. Sì, questo lo possono dire. Allora, come potete notare, la stessa spiegazione la potremmo dare al braccio, ve la salto perché è sempre il giunto dalla spalla, il bicipite, il giunto del gomito, l'avambraccio e la mano. Qui la mano potrebbe avere un'ulteriore spiegazione, ma la saltiamo perché diciamo che è una parte estremamente complicata e la si può fare anche in maniera più semplice, con giunti semplici. Quello che volevo farvi notare... Se posso aggiungere una cosa, complicata nella realizzazione, ma nella lettura comunque sia, nella forma umanoide, parlando, ogni tipo di giunto corrisponde al giunto umano. Sì, sostanzialmente quindi... sì. Se, per ogni torsione, per ogni movimento, corrisponde un giunto su uno o più assi. Sì. Decisamente sì. Prego. Mi soffermo su questa figura perché è uno dei pochi robot che ha messo una sezione particolare ed è l'attaccatura del busto alla spalla. Vedete questa specie di cilindro qua? Perché molti robot non possono fare spallucce, sai, quando non so mi alzi le spalle. Questo movimento, cioè quando un modellino non ha questo tipo di giuntura, le braccia sì, possono fare grandi movimenti, però alcuni non possono, e quindi dargli determinati tipi di pose o maneggiare determinati tipi di arma, un po' magari un po' tipo alla barra e spade o altre cose, cercando di ricalcare pose umane, risulta essere difficile proprio per questo motivo. Quindi è un piccolo particolare giusto per... Adesso passiamo... questo però viene compensato dalla rotazione della mano infinita, eh? Sì, anche la rotazione della mano infinita. Adesso, questo è vero. Ok, tengo a precisare che queste immagini sono state prese da internet, sicuramente sono state prese da tante altre opere, quindi io mi scarico la responsabilità perché le ho trovate su internet, ho cercato il copyright e non c'è, quindi se ho fatto delle mancanze chiedo scusa. Qua è una spiegazione molto molto semplice di quello che sono i giunti. Abbiamo il primo in alto a sinistra, che è il giunto a una rotazione sola. Questo giunto può andare bene per un gomito o per un ginocchio, per un polso non può andare bene, per una spalla non può andare bene, insomma, è un giunto molto semplice. Ovviamente questo giunto ha una sezione sola, il gomito non lo potremo piegare completamente, sempre una questione di tipo 45 gradi. Il secondo in alto a destra è la stessa cosa del giunto precedente, ma su due assi. Non so se riuscite a notarlo bene, purtroppo l'immagine è un po' sgranata, scusatemi. Mm-hmm. Praticamente può permettere della rotazione su più assi. Questo è un ottimo giunto per creare un'articolazione sulla spalla, anche le sue limitazioni. Poi il classico giunto che risolve tutto e tutti, che è un po' fake, però aiuta tutti quanti, ovvero il giunto a forma sferica con il socket, l'alloggio della sfericità. Questo giunto in basso a sinistra, scusatemi, permette un grande varietà di movimento, anche una rotazione su se stesso, quindi su tre assi, ed è veramente versatile, un po' poco scientifico, a meno che non aggiungete costrittori tipo pistoni o altro, però diciamo che è quello più versatile. Infine l'ultimo è la sezioni, che praticamente può essere la somma di tutte e tre messi insieme, però fatta a più sezioni. Ottimo per creare spine dorsali, ma anche dita. La particolare di questo giunto è che può essere usato soprattutto per robot tentacolari o similari. Ok, cose del genere. Adesso vediamo... Ok, questo è un altro esempio questo è un esempio veloce di come può essere un giunto messo su un avambraccio e i due tipi di stili. Sinceramente questa l'ho presa, dovevo dirlo precedentemente. Abbiamo un braccio a forma scatolosa, cubica, cioè, e l'altra massiccia. Forma... Dimmi? Massiccia, corazzata, no? Sì, massiccia, corazzata, ma più che altro sulla forma cubica, e l'altra sulla forma quella tipo manichino
muscolare, infatti si nota e si dà risalto a pseudomuscoli sul braccio. Va bene, diciamo che devo dirla prima questa. Ok, questo è anche un esempio di altri giunti, di altri artisti, gli stessi giunti che abbiamo visto prima, articolati in maniera più complessa e modellati con un certo criterio, permettono di creare dei dettagli non indifferenti. Basta mettere un paio di giunti anche a un robot cubico e subito risalta parecchio. Giusto un'occhiatina veloce senza stare a commentarli a uno, perché sostanzialmente sono le stesse tecniche che abbiamo visto prima, rimescolate. Abbiamo il giunto a due assi, quella a un asse solo con il pistone. Ripeto, sono simili, poi sono quasi simili veri. Ancora di nuovo, ancora altri giunti. Vi lascio un attimo dare un'occhiata. Se nel frattempo volete fare qualche domanda via chat, così prendo un po' fiato. Paolo, riguardo al peso, sì. Scriveva che il peso dovrebbe cadere sempre al centro. Sulla chat di YouTube invece è entrata una persona, Zora9. Che salutiamo, però salve, non ci sono domande, se volete farle. Io volevo fare un attimo un'osservazione. Dimmi. Prima di cominciare a mettere le mani sulla creazione di un robot, giustamente quello che diciamo che ci stai mostrando è che il primo passo da fare è studiare i volumi. Innanzitutto i volumi come primo passo, dopodiché andando sempre più sul dettaglio le giunture e i meccanismi di torsione che possano permettere il movimento. Giusto? Sì, sì, sostanzialmente è quello. In realtà come si può procedere per la concettualizzazione di un robot? Ci sono vari modi, dipende da come ci vogliamo approcciare, dipende anche se deve essere un videogame, deve essere un qualcosa di uno spot semirealistico, però bisogna avere in mente questi concetti, volumi, giunture, perché tendono a renderlo più reale possibile. Però è vero anche che la regola d'oro è subito domandarsi questo robot che diavolo deve fare. Esatto. Se è un robot militare, è un robot domestico, è un robot urbano, cose del genere. Quindi si vanno a definire anche queste cose. Avendo in mente lo scopo che il robot deve fare, si può andare di nuovo a concettualizzare i volumi. Adesso li riprendo così li rivediamo insieme. Okay. Possiamo andare a concettualizzare i volumi e di conseguenza anche le giunture, perché poi, anche se cominciamo a modellare la scocca e poi modelliamo le giunture, ci potremo accorgere che la scocca potrebbe creare problemi di movimento. Quindi bisogna avere una chiara concezione dei movimenti che deve fare. Mm-hmm. Sì, devi fare il step, sì. La cosa che, dimmi. No, finisci, scusa. Quindi la prima cosa che vi consiglio sinceramente è concettualizzare con degli schizzi, con dei volumi, e già avere in mente se lì ci va l'arto, se lì ci va la spalla, se lì ci va il gomito, lì ci va il polso, definire gli spazi di movimento dell'arto, in modo tale da non partire subito in quarta nel dettaglio e poi accorgersi magari, come mi è successo in passato, di creare delle cosce, delle gambe fantastiche, ma ha difficoltà anche a sedersi perché si ha delle compenetrazioni delle mesh. E stonano un po'. Quindi ricapitolando, gli step per creare un robot sono innanzitutto capire che funzione ha questo robot, sì. Quindi la sua ragione di vita, di esistere, no? Dopodiché uno studio volumetrico abbozzato, sì. Ma che comunque sia va a definire le diverse, cioè i diversi elementi. Quindi abbozzandoli con forme primitive. Poi da lì si va in sostanza a collegare le forme primitive studiando i tipi di giunture che permettono, sì, poi un dato movimento. Sì, perché nel momento in cui tu vai a definire le giunture ti puoi accorgere se i volumi possono creare problemi. Non a caso ci sono robot che hanno delle spalline fantastiche, possenti, ma se malaguratamente dovessero alzare le braccia a te, si schiacciano la testa da soli. Se trovo qualche immagine ve la faccio vedere, giusto per sdrammatizzare un po'. Ah, io volevo rispondere anche alla domanda che mi ha fatto Davide tramite
YouTube. Sì, sostanzialmente il baricentro deve essere al centro, ma come normalmente dovrebbe essere, come noi abbiamo il baricentro perfettamente al centro, anche un robot che è sbilanciato si crea un problema di equilibrio. Guardate, anche se molti non sanno questo concetto dell'equilibrio, ma a volte quando si vede una creatura, e non solo robotica, che ha qualcosa che non definiamo che ha qualcosa che non va, è perché molto probabilmente i creatori non hanno saputo ben definire il suo baricentro. Ti vedi che stona qualcosa. Giusto per fare un esempio, noi quando vediamo un dinosauro, un Velociraptor, un Tyrannosaurus Rex, se gli tagliassimo di netto la coda, il nostro cervello direbbe subito: no, quella creatura non può camminare in quella maniera, perché è talmente sbilanciata verso avanti che non potrebbe reggersi in quella maniera con quell'equilibrio. Subito la natura gli ha messo la coda, massiccia e grande, e quindi crea un perfetto equilibrio. Tornando al discorso di prima, adesso vi volevo prendere qualche robot di quelli simpatici, che sicuramente Paolo, appena lo vedrà, mi darà dell'eretico, ma ho bisogno di farvelo vedere. E vabbè, che ha praticamente il problema delle spalline, che se le alza si schiaccia la testa. Vabbè, uno fra tutti anche questo, Techaman, questo modellino qua. È fantastico, è bellissimo, però ragazzi, se questo dovesse alzare veramente le spalle, se le scacazza, oltre che... capiamoci, io non vi permetterei mai di criticare Techaman, che è un modello fantastico e i creatori sono fantastici ed è tutto bello e roseo. Però non solo qui abbiamo un problema di movimenti, nel senso che se alza le spalline si schiaccia la testa, ma anche... uno che fa una piccola analisi denota che questo robot a destra e a sinistra è cieco. Ha le spalline che ricoprono la visuale. Allora, facendo una piccola analisi di quello che abbiamo spiegato prima, questo robot io appena lo vedo e dico: oh, fighissimo! Lo vediamo molto magro, molto umanoide, quindi percepiamo che deve essere molto veloce. Ha una spada molto ninjoso, però cosa definiamo subito? È che quelle spalline gli creano un handicap, gli creano una problematica di movimento non indifferente anche nella zuffa, quindi c'è qualcosa che stona, ma qui si va proprio nel dettaglio, essere proprio pignoli, e modestamente sono parecchio pignolo, la mia ragazza me lo dice sempre. È Va proprio bene, come Aldo Giovanni Giacomo, la cosa è pignolo molto, è. molto evidente, nel momento in cui. Pignolo è. Ah, comunque di robot famosissimi, adesso ho preso, ho trovato Techaman, ma ci sono molti robot che hanno delle particolarità interessanti. Mi sto soffermando soprattutto nei robot anni 90-80, perché già dal 2000 le cose cambiano, ma non troppo. Però diciamo che queste sono molto più evidenti. Vabbè, se nel frattempo poi ne trovo qualcun altro, ve lo faccio vedere. Allora, finito il discorso volevo finire il discorso delle giunture. Ovviamente queste sono delle panoramiche, andrebbero spese un po' di ore per capire un po' i giunti come funzionano. Tendenzialmente funzionano tutti con rotazione e i giunti si possono definire servomotori, ovvero delle semplici dischi che si frizionano uno con l'altro, o sempre dei giunti a dischi che vengono contratti da dei pistoni. Sostanzialmente Ci questo. puoi fare qualche esempio? Dirci un Sì. pochino quali sono i servo. Vai. Servomotori sono semplicemente, sì, mi hai preso in castagna perché non ho un'immagine di servomotore, ma Ah. possiamo... Allora, no, tranquillamente, aspetta. Ok, servomotore è questo è quello col pistone, ovvero abbiamo dei giunti in cui vengono spinti da un pistone. Adesso magari ve lo trovo anche in quello precedente. E possiamo vedere, ecco, questo è tipo servomotori. Questo qua, tranne il giunto, aspettate che ve lo metto un po' più vicino, un po' più grande. Questi due dischi, lasciate stare l'appendice, questi due dischi possono ruotare in senso contrario. Giusto per capirci, sono quei robotini che si vendono in Giappone, quei piccoli modelli automatizzati, piccoli, ma adesso, visto che ci siamo, ve ne cerco qualcuno. Robot. Che non mi trova immagini gigantesche. Un attimo di pausa, mi hai preso in castagna. Ma... ecco qua, un robottino di quelli.
Allora, questi sono dei modellini che si vendono, sono alti circa 20 centimetri. Nel frattempo che parlo, spero di trovarne qualche altra immagine più esaustiva. Questa rende l'idea. In ogni giunto c'è un motore che, girando motore, nel sì, senso orario e antiorario, permette il movimento della giuntura. Tutto il movimento viene gestito elettricamente, da... senza nessun pistone. Sono Certo. i robot moderni. Ovviamente il pistone oggi viene ancora usato perché comunque permette di imprimere una forza maggiore, molto più potente rispetto a un motore concettualmente servomotore, magnetico, elettrico. Perché crea una certa forza, una certa tolleranza. Adesso vi faccio vedere. Data dalla pressione. Faccio vedere un attimo. Questi sono, piccola parentesi, scusate l'immagine sgranata, ma un po' per le emozioni, un po' per la fretta, sto prendendo quelle le prime che mi capitano. Questi in Tranquillo, grazie. Giappone, io sono giapponese, questi in Giappone hanno questi modellini che costano un botto, possono anche costare dalle 200, 300, 500 euro, un po' customizzate e un po' preassemblate, dove ci sono la gente che li muove con degli enormi joypad con antenne radiocomandati e combattono tra di loro. Piccola parentesi, andate su YouTube perché vi fate le migliori risate. Quindi, tornando a noi, il discorso del giunto, ok, continuo e chiudo con qualcosa di molto rappresentativo e molto esaustivo. Questo è praticamente un pezzo di un modellino di un Gundam, detto Gundam in Italia. La particolarità è questa. Potete notare che la gamba è completamente piegata, ovviamente non ha la scocca, è solo l'interno, però il giunto del ginocchio presenta due giunti a unica direzione. Questo permette una piegatura del ginocchio molto, molto, molto stretta. La stessa cosa la potete vedere sull'avambraccio, al gomito. Ecco, se volete fare una cosa fatta bene, fatela così perché non vi creerà nessun tipo di problema per quanto riguarda le piegature. Ok, ho fatto un'infarinatura delle giunture, delle forme. Adesso passiamo a un qualcosa di relativamente moderno. Un attimo che mi sono perso la directory. Ok. Come abbiamo visto, e se sono tornato all'immagine precedente, noi riusciamo subito a ricordarci, a memorizzare le forme, un po' per la possenza, un po' per le gambe slanciate o meno. Possiamo anche definire un po' il robot a cosa serve, ma soprattutto ci sono degli elementi che ce lo fanno ricordare, ce lo fanno amare. A prescindere che i robot oggi non sono più per bambini, ma sono anche per adulti, però ci sono degli elementi che lo caratterizzano particolarmente. Andando in ordine sparso, se noi andiamo sull'Evangelion, tendenzialmente se una persona lo guarda mezza volta e poi cerca di riprodurlo con un disegno, la cosa che più noterà immediatamente non è tanto il corpo, perché il corpo è relativamente dettagliato. Ma si ricorderà che il corpo è filiforme, ma soprattutto la testa, che è molto particolare. Questo non ci dice niente, però se noi lo andiamo ad analizzare su altri robot, ci rendiamo conto subito che anche il Gundam è particolare. Le braccia e le gambe sono sì, con dettagli, ma non sono molto caratterizzati, ce lo ricordiamo relativamente. Quella cosa che più ci ricordiamo del Gundam è la testa e il busto, particolarmente il petto. Quindi già torniamo al discorso di prima. Se torniamo ancora indietro, ancora prima, notiamo che addirittura tutto il corpo è così generico che ce lo ricordiamo solamente con dei cilindri. La cosa che più ci viene alla mente è la testa e il petto. E andando ancora più dietro, potete notare come Tetsujin del 1960 in bianco e nero, anche se questo è a colore modello, la cosa che ci ricorda di Tetsujin è che è un uovo con una fascia rossa e un elmetto. Quindi la testa e il petto. Tutto questo ci fa divenire, vabbè, poi se andiamo nel 1950 ci ricordiamo specificatamente solo la testa, un po' il petto, comunque anche qui potete notare come la caratterizzazione maggiore viene alla testa e il petto. Questo dove ci porta? Ci porta a un'altra immagine, molto contemporanea. Ok, poi qualcuno magari l'avrà riconosciuti, chi diavolo sono questi? Ok?
Questo per tornare a collegarci sul discorso delle forme, dei colori, anche dei colori non ne ho parlato, però diciamo che i colori un po' vividi sono per i cartoni animati, adesso si usa usare molto il grigio, l'acciaio, quindi è relativo, ma è importante la forma di un robot. Se voi notate, magari qualcuno non sa chi diavolo sono questi, questi due, sono lo stesso personaggio di Transformers, Optimus Prime, scusatemi. Quello di sinistra è quello vecchio, abbastanza modernato, e a destra quello nuovissimo. Cosa si evince? Che se sostanzialmente possiamo dire che il Transformer è bellissimo, è complicatissimo, è un robot sofisticatissimo, tuttoissimo e fantasticissimo. Ma si evince subito una cosa, che del vecchio robot mantiene marginalmente i colori, bianco e rosso, molto mischiati, tanto non avere la due tonalità che te lo fa identificare, ma a malapena si riconosce la testa. Che succede? Che se io prendo una persona che ha visto Optimus Prime vecchio e gli faccio vedere questo e non ha mai saputo dell'esistenza di quel film, farà una fatica enorme ad associarlo a dire quello è l'Optimus Prime. Ma non è quello il nostro concetto. Il nostro concetto è che se io vi faccio vedere questa immagine e ve la levo subito e vi dico buttate subito uno schizzo su carta di cosa erano i robot, a prescindere dalla semplicità, perché anche l'Optimus Prime moderno si può semplificare con dei volumi, con dei pseudocilindri o a manichino, con dei semplici cubi leggermente smussati, senza ricreare questi dettagli. Ma l'Optimus Prime, quello vecchio, si fissa subito nella testa, perché ha degli elementi caratterizzanti, che sono la testa, nuovamente, e il busto, o il petto. Cosa che nel nuovo Transformer la testa si riesce a fissare, ma nel busto no. E poi non c'è una caratterizzazione. Quindi cosa succede? Che tutti i Transformer nuovi, questa è una mia opinione, anche se molti mi hanno dato ragione, ma non è Vangelo, ragazzi, è la mia opinione, è che è molto dettagliato, troppo dettagliato, e non si fissa nella testa della gente, rischia di non farlo amare, rischia di non rimanere impresso. Domande su questa cosa? Un po' estrema? Se posso aggiungere una cosa, la ricchezza di dettaglio che è così elevata nei nuovi Transformers che non permette proprio all'occhio di leggere la forma del suo insieme, più o meno è quello che volevi dire tu, Pico. Grazie, Ami. Sì, io devo ringraziare questo ragazzo perché riesce a concettualizzare il gran casino che ho alla testa con poche parole. Continua, grazie. No, però è una cosa giusta che ho riscontrato anch'io nei nuovi modelli. Per carità, sbavavo guardando il grande impegno che è stato messo nel cercare di comporre cioè questo redesign del modello, però ecco una cosa che notavo anche nel volto, no? Quando ci sono state le macro di Optimus, no? Di Bumblebee, per poter dare un'espressione facciale, per poter dar una complessità, si è peccato nell'insieme? Sì, diciamo nell'insieme, nella lettura delle forme, delle parti. Per carità, anche il mio è semplicemente un'opinione, perché comunque sia apprezzo veramente, veramente tanto il lavoro che è stato fatto nei nuovi modelli. Ci mancherebbe altro, il dettaglio tecnico è fantastico. Per esempio, nei Transformer nuovi, ma anche in molte scene di altri film dove c'è un po' di tecnologia, si abusa del fatto che ci sono queste parti meccaniche che si compenetrano tra di loro, cioè c'è del metallo che sparisce, ci sono degli elementi in cui si smontano e si ricompongono in piccole scatolette dove tecnicamente sono un po' impossibili, capiamoci, sono bellissimi, sono scenografici, però tendono un po' a snaturare la cosa. Io sono un po' di parte, effettivamente ve lo dico, però se date un occhio in più a questi piccoli dettagli, il prodotto potrebbe risultare similvero. E soprattutto, se il vostro prodotto ha un grosso successo e c'è una casa produttrice di giocattoli, la casa produttrice di giocattoli non vi maledirà in tutte le lingue possibili. Perché ovviamente, se voi fate un prodotto impossibile da realizzare come giocattolo, il giocattolo non si vende.
quindi abbiate questa piccola. Questo lo usiamo anche Pico, per. scusa, Dimmi. scusate Pico, beh, questo immagino che verrà anche condizionato un po'. Salvatore dice sulla chat di YouTube che lui durante i combattimenti non li distingue i nuovi Autobot. E io Questo è aggiungo bello. una cosa che voi avete detto il vostro parere, questo è il mio parere, ma insomma mi sembra che possa essere quello di tutti. Quello di sinistra è scontato in cosa si trasforma, cioè è chiaro cosa diventerà, voglio Sì. dire, un camion. Quello di destra potrebbe diventare un'astronave qualsiasi, no? Qualsiasi cosa. Verissimo, E verissimo. anche questo, secondo me, li contraddistingue Decisamente. molto, eh? Una cosa che va notata è anche che nel tempo è il tipo di pubblico che è cambiato, cioè il tipo di pubblico che guarda questo tipo di personaggi, nel senso come è maturata, no, la forma del Transformers Optimus Prime, che quando avevi 5 anni vivi subito dalle forme semplici, che diventava un camion, l'altra diventava un'auto sportiva e l'altra ancora diventava un aereo, un po' perché lo stesso pubblico che vedeva i Transformers agli albori è cresciuto ed ora cioè, è cresciuto e di nuovo vede questo redesign, ma anche. Cioè, no, aspetta, mi riprendo, che mi sono incartato. Non Allora, riesce a innanzitutto. riconoscerlo più, non lo so, non lo sente più suo, si disaffeziona. No, in realtà cioè, io non so, adesso vorrei Sì, dire, ma dimmi. se avessimo mostrato i Transformers con lo stesso stile di anni fa, ognuno, visto che ormai è sempre più difficile soddisfare il pubblico perché siamo tutti sempre più nerd, sempre più tecnici, no? Se avessimo fatto lo stesso robot in 3D, realistico, con le forme dell'Optimus Prime di prima, ci saremmo detti, ma cos'è? Un giocattolo gigante? Sì, No? in effetti, ma perché anche la concettualizzazione, scusa se ti Esatto. interrompo, ma Sì. perché la concettualizzazione del Transformer, mo adesso senza fare i pignoli, ci sono delle incongruenze pazzesche, ma è un cartone animato pensato per i bambini, ovviamente per il Certo, pubblico certo. adulto. Sì, però c'è da. Mi dico solo che Paolo è concorde con tutto quello che Ok, grazie Paolo. hai detto. Però dobbiamo fare una piccola osservazione tra il vecchio e il nuovo Optimus Prime. Quello vecchio, e ripeto, questo disegno già è un ammodernamento di quello vecchio, già così non è tanto malvagio, sì, è un po' scatolone, magari gli si possono mettere meno lucette e meno cose, però cercare di mantenere una certa fedeltà di forme, ecco, tornando al discorso di prima, di forme, colori e proporzioni, la migrazione verso quello nuovo è meno traumatica. Come giustamente ha Ho detto capito, certo. un altro utente, c'è la problematica che durante le azioni di combattimento tu non distingui le forme ed è grave, è molto grave. E chiudiamola qua perché poi mi voglio agganciare a un'altra cosa, ma siccome sono estremamente pignolo e mi ricollego al concetto che noi se noi guardiamo un robot possiamo definire eventualmente il suo scopo. Se io vedo questo robot, quello di destra, quello nuovo, e gli vediamo il super cannone, capisco che è un robot da combattimento. La testa tipo elmetto, ricorda un po' il soldato. Però, se questo deve fare un corpo a corpo e c'è un casino di ingranaggi esposti, non ci vuole niente che si scassa. È vero, questo è vero, perché anch'io quando vedevo il film, no? Dicevo, mamma mia, quante palle esposte, no? Ed è importante perché Sì. sembra una cazzata, però gli umani all'epoca nel combattimento si mettevano le armature e infatti si limitavano ai loro movimenti, ma almeno erano protetti. Ma Chiudiamola. infatti, se posso fare un collegamento un attimo, mi è venuto in mente, Sì. guardando Optimus Prime, mi era venuto in mente l'Hulkbuster di Iron Man. Ogni volta che Hulk gli dava un cazzotto partivano almeno 100 bulloni. Volevo Sì, ricordare anche lì, questo. però Lo diciamo vedi? così, chi è che No? mi ha parlato? Non Vedi? so a chi ha Francesco. parlato. Ha parlato Francesco. Francesco, purtroppo Iron Man piace un casino anche a me, vorrei demolirlo e potrei anche, però verrei minacciato di morte da almeno tre quarti del Da pianeta. me innanzitutto. Da me innanzitutto. Quindi sì, potremmo andare a disquisire anche su tutti gli ingranaggi tecnologici robotici della Marvel, ma fermiamoci qua. Adesso voglio passare da questa immagine a un altro concetto.
Quindi si è preso un vecchio modello, una vecchia rappresentazione, una vecchia idea e se l'è trasformata in nuova, con dei buoni propositi, con dei risultati discutibili. Quindi qualcuno si dice, ma la roba vecchia, il design vecchio, ma è vecchio ormai, basta, inventiamoci la roba nuova. E io vi dico, attenzione, no. Guardate questo fantastico robot. Che è uno schianto, qua ragazzi siamo nel 70 e vabbè, facciamoci due risate. Questo robot fa parte di un trio chiamato Edda, Legga e Trangu. Allora, vabbè, a prescindere che qualcuno li ha ribattezzati i robot sardi, vabbè, quello che volevo farvi notare proprio. Sì. Che volevo far notare che questa immagine adesso non la dovete prendere come il definitivo, ma potrebbe essere una bozza. Cioè, noi qui abbiamo una semplificazione dei volumi e delle forme. Tant'è vero che una famosa casa di modellini ne ha fatto un restyling. Preparatevi, che questa è quella versione nuova. Allora, se io li metto a fianco, adesso un attimo di pazienza che li affianco. Io ho Facebook che mi sta squillando, c'è gente che mi sta minacciando di morte sicuramente. Se noi le mettiamo una a fianco all'altro, notiamo che sì, sono diversi, ma concettualmente, proporzioni e anche un po' di colori, è lo stesso. È sempre un giocatore di rugby, perché ovviamente il concept è quello. Però denotate come riproporzionandolo e dando le giuste giunture e anche dei particolari, il robot prende un altro aspetto, una cosa fantastica da vedere, a mio giudizio, poi magari mi dite voi. Un redesign che ha permesso di mantenere alla prima occhiata le stesse forme riconoscibili di Edda, ma che Sì. comunque sia, andando nel dettaglio, permette di notare tutto la reinterpretazione moderna. Sì, decisamente sì. È E vi proprio. dirò di più, se volete vedere qualcosa di riammodernamento proprio della vecchia gloria, un attimo che vi prendo un'immagine. Torniamo sempre a lui, il grande Mazinga. Vabbè, questo è un tubolare anche un po' più aggraziato. E adesso vi faccio vedere un riammodernamento. Aspettate che vi prendo una bella immagine. Ok. Allora. Guardatelo bene, molto attentamente. È sempre un tubolare quello nuovo, ma è un tubolare piuttosto sagomato. I concetti sono sempre gli stessi. Ecco la concettualizzazione a cosa serve. Quello di sinistra potete sempre identificarlo come una bozza. Cioè, se voi vedete un vecchio design, un qualsiasi cosa di roba vecchia, se vi spremete le meningi, può venire qualcosa di figo, pur non stravolgendolo. Stravolgendolo, scusate. A me personalmente piace un po' perché sono innamorato del grande Mazinga, però non mi venite a dire che quello di destra, quello nuovo, fa cagare. Sì, Daniela, sono due zucche sparanti. Daniela, Scusa, le usa come ma cosa arma? pretendi? Siamo nel 70-80, era già sai che una donna guidava un robot, che già la gente si lamentava che di quando guidavano le auto. Si scherza, ovviamente. Va bene. Ma Pico le usava come armi? Cioè, partivano. Sì, sparivano, sparavo. Vabbè, poi nel cartone animato si rigeneravano, ma questi sono dettagli tecnici stupidi. Ovviamente, non metto in mezzo il jetta-robot, dimmi. Io parlerei 3 ore solo di questa cosa, di questo dettaglio. Ma ragazzi, all'epoca cosa volete? Dai. Anche questo A è Paolo uno. piaceva molto quello di prima, dici? Quello di cui vi piaceva molto? Sì, che è stato battezzato il giocatore di Eh football no, anche. manda. Edda. Edda Edda, Trangu. Edda. Ok, anche questo è un altro robot dell'epoca, sempre di quella cosa. È stato fatto un remake. Scusate la qualità delle immagini, ma sono riuscito a trovarle qui di questo formato. E anche qui quello di sinistra può essere preso come una bozza concettuale per poi definire meglio l'altro. Se voi notate, in quello nuovo, a prescindere da dei dettagli, delle forme, delle sagomature, il robot è lo stesso. I colori, più o meno le proporzioni.
Questo è per farvi definire che non tutto del vecchio va buttato. Vabbè, potresti aprire un attimo l'immagine di destra? Vorrei soffermarmi sull'utilità tecnologica, bella, no, vabbè, no, e no, futuristica. No, no, aspetta, dell'ombelico. Cioè, c'è un ombelico. Vabbè, quelle sono le scelte. Cosa serviva? Vabbè. Cos'era il dock per la ricarica? Cosa serviva un ombelico in essere? Un ragazzi, può essere. Niki dice sì, che proprio le giunture, è vero, cioè è stato ripensato il movimento, le giunture, sì, i modernamenti. E Paolo dice il giocatore di football è Diapolon. Diapolon, sì sì, la fusione, immaginavo che Paolo amico. Così per rompervi con Diapolon. Ehi Paolo, che se ce la vogliamo giocare esce una bella sfida. Sì, perché lui c'ha 15 secondi di ritardo. Giusto per chiudere questa carrellata di fantastici, scusate, remake, questo è Bosu Robot, detto noi Boss Robot. Vi faccio vedere un remake. Come una cacata... Ops, scusate, ho fatto casini. Come un design estremamente discutibile, senza giunture, vabbè, è improponibile, con un occhio di riguardo si può fare un bel restyling, qualcosa di abbastanza, di piuttosto accattivante e anche di insolito. Sembra anche reinterpretato comunque in uno stile steampunk, cioè sì, come se fosse alimentato a vapore, no? Sì, anche, sì, sì. Bene, questo chiudiamo la concettualizzazione di roba vecchia con quella nuova, particolare, giunture. Vediamo se ho altro da mostrare, ma mi sembra che siamo agli sgoccioli. Sì, 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 sì. Oh, passiamo subito a un altro elemento. Facciamo il contrario. Noi abbiamo sempre definito come strutturare un computer da zero, nuovo. Però se dovessimo fare il contrario... come funziona? Ecco, ho preso un caso abbastanza famoso che è Wally. Ho preso un disegno proprio per semplificare. Anche Wally, a sua volta, può essere scomposto in forme primitive. Ha dei cingoli, dei triangoli, dei prismi estrusi, un cubo, delle zampe, e soprattutto gli occhi e un binocolo. Dove voglio arrivare a dire? Col discorso degli occhi, che per concettualizzare un robot si può benissimo guardarsi intorno. Ogni forma, ogni cosa che ci circonda può essere una forma che può ispirare una parte o interamente un robot. Un lampione della luce, un barattolo, una lampada, un qualsiasi cosa può essere una parte di un robot o proprio tutto il robot come forma, e concettualizzarlo su questo. Ho preso Wall-E proprio perché è famoso ed è abbastanza riconoscibile. Niente, io penso di essere arrivato alla fine della non so come definirla, lezione. Guarda, se posso aggiungere una cosa riguardo Wall-E, no? Perché sì, ho studiato il compitino, no, in realtà c'era qualche tempo fa un numero di 3D Artist nella quale avevano fatto un'intervista su Wall-E, no? Noi abbiamo fino adesso mostrato sempre dei robot o bellici o minacciosi o accattivanti, cioè adulti, e Wall-E ad esempio, la sfida di chi ha creato, dei creatori del suo concept, era quella di creare un robot, no? Tenero, che nonostante questo viso a binocolo avesse la possibilità di trasmettere emozioni, far capire quando è arrabbiato, far capire quando è triste, no? Sì, grazie semplicemente alla rotazione delle due parti. E un'altra cosa è il fatto della mobilità dei cingoli, no? Di interpretare come la possibilità di chiusura completa a cubo, la sua completa chiusura a cubo, non fungesse solo come una funzionalità, ma anche una maniera per mostrare i momenti in cui diventa aggressivo o si spaventa e si annicchia come fosse un animaletto. Esattamente, proprio questo. Proprio questo. Ma questo... Sì. Questo andiamo in un altro campo un po' complesso, sì sì, ma comunque osservazioni giustissime. Sì, a volte... una cosa, scusa, dimmi. Scusami, dimmi.
sono così tarde. Diciamo che è il primo robot forse che ha le, non, pur non avendole ha le ciglia, cioè sono riusciti a far intendere le emozioni che noi percepiamo guardando le altre persone, soprattutto dalla posizione delle ciglia. Questa rotazione degli occhi non ha proprio le ciglia, però riesce a trasmettere, l'emozione nello stesso modo. Il papà di Wally, ragazzi! Eccolo! Scusate, Daniele... Eccolo qua, mi smentisci questo. Daniele Russo scrive, ma solo a me viene in mente il numero 5 di cortocircuito, che è lui. Ecco. Eccolo qui. Sì. Quelli... Ho voluto anticipare a lei, no? Per esempio, perché 5 giorni è uno dei robot per me meglio riusciti, perché in realtà l'hanno dovuto costruire realmente e tende a essere molto, molto realistico e anche plausibile come robot. Giusto un accenno, ovviamente Wally è di una tenerezza imbattibile, ma questo è anche perché mamma Disney gli ha saputo dare l'espressività fantastiche. Sì, l'espressività si può esprimere con vari fattori, non solo dando al robot parecchi muscoli facciali, ma proprio dei concetti. No, in questo caso, come ho detto anche prima, è stata una grande sfida cercare di mantenere parti rigide, no? E limitarsi a questo viso ad occhiale, no? E cercare di dare un effetto, cioè riuscire a mettere l'emozione. Ci sentiamo un po' attratti, Amin. Ah sì? Ah, okay. Adesso bene, continua. Niente, dicevo proprio per questo, l'idea di utilizzare il binocolo, no? Cioè di questo effetto a binocolo, permetteva di dare l'espressione a chi nel momento in cui si impauriva, come in questo caso, anche di rannicchiarsi su se stesso. Tutto qui. Ok. Sì. Decisamente sì. Adesso passiamo a un qualcosa di più moderno, più specifico, fino ad arrivare alla concettualizzazione estrema, come abbiamo visto nella slide, la prima immagine. Questo non so chi è l'artista, non me ne voglia, lo faccio vedere tutto così l'autore. Possiamo notare che il robot è fantastico, andandoci a soffermare su alcuni dettagli, è eccezionale, potremmo anche disquisire un po' sulla sua funzionalità, però qui la fa da padrona il dettaglio, però subito possiamo identificarlo come robot, che è un robot che tende all'umanoide, tende al manichino, forma umana. Questo qua, a prescindere, per esempio, se io prendo questi piedi, a prescindere dalla miriade di dettagli che si possono notare, qui la prima cosa che mi viene in mente, che mi fa ricordare, o ve lo fa piacere, è questa grande parte in bianco, ben delineata, è subito un contrasto nero, appena due colori. Poi 50 miliardi di dettagli, in testa non ve le ricordate, però vi si fissa in testa, vi fa piacere. Lo stesso per il busto. Questo è per tornare a dire che se caratterizzate subito le forme e i colori, un robot può piacere o meno, anche se gli mettete 50 miliardi di dettagli e ci lavorate per 3 anni, se non avete in mente delle caratterizzazioni ben precise, il robot non è amabile, diciamo così. Che adesso sto facendo un giro in internet per vedere se trovo qualcosa di moderno. Chiedo come mai non ha messo il volto questo qua, vabbè. Molto probabilmente sono degli screenshot di un video, perché vedo che dell'Audi A4 Robot Commercial, probabilmente fa parte di un video. Questo è un concept, faccio vedere anche il sotto in modo tale che l'autore non dica qualcosa. Questa è una zampa di un Mac, di un robot, di qualsiasi cosa. Nella sua complessità, già questo può essere scorporato in 3 pezzi. Abbiamo la parte di sopra, vediamo se il mio geggino funziona. Sì, la parte di sopra, che si potrebbe definire la coscia, e poi la parte di sotto, che è lo stinco e il piede. Però potete notare che anche la parte di sotto, mentre ho spartito il mouse, un attimo, anche la parte dello stinco è suddivisa in 2 parti. Cioè, se l'avete un colpo d'occhio vi sembra incasinato e molto complesso, ma se lo scorporate in piccole parti vi è molto più chiaro. E qui non abbiamo altro che il giunto cilindrico, eventualmente con dei pistoni che lo fanno muovere, un altro giunto cilindrico, perché questo non deve ruotare perché è un ginocchio. Poi abbiamo eventualmente il pistone che fa muovere questo,
il giunto dell'attaccatura della caviglia, questa altezza, e poi il piede, che in questo caso viene attaccato da questo giunto. Sì, magari è un po' incasinato così, magari ci vorrebbe un qualcosa di più dettagliato, però per farvi capire come, individuando subito i giunti, si riesce già a definire il suo range di movimento, come si può muovere. Quindi, creando dei volumi semplici, molto semplici, Sì, possiamo già andare. questo sì, è Dimmi. vero, scusa Pico, infatti il movimento, questo qua ricorda ad esempio la gamba posteriore di un cavallo, no? Ha lo stesso movimento, non Sì. ha movimento umano, ma più di alcuni animali, della gamba posteriore di alcuni animali. Cavallo, ma guarda, un veloce raptor o un tirannosaurus rex Sì, se lo sì, ricordano sì. meglio di un cavallo. Sì, Sì, il beh, concetto è comunque questo. che si muove in avanti. Sì, 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 sì. Claudio dalla chat di YouTube dice io robot. Io robot. Non Ah, dice io robot, e lo sicuramente. cerchiamo subito, lo andiamo ad analizzare immediatamente, robot. Perché il design è molto bello dei robot, io robot, ed è uno dei che... Dimmi... Sì, dici, Niki, ecco, ne prendo uno, magari rende poco, ma finché non trovo uno migliore, accontentatevi di questo, magari lo zoom un po'. iRobot è fantastico, perché iRobot è uno dei primi robot, almeno famosi, perché magari qualcun altro l'ha avuto l'idea, di dare il muscolo artificiale, ovvero il muscolo che si contrae per poter determinarne il movimento su una base scheletrica. Concettualmente, iRobot è molto, molto promettente come robot. Ha della plastica semitrasparente, ha un'espressività che se riesco a beccare un'immagine come si deve, scusatemi. Un cervello positronico, Vabbè, oltre al cervello legamenti positronico, in titanio, oltre a queste simpatiche disquisizioni. protagonista addirittura una lega a densità maggiore. Sì, 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 sì. diceva Claudio appunto che era simile a quello che abbiamo visto prima, che era sempre che aveva queste parti di scocca bianca e poi anche in molti particolari. In pratica sì, potremmo definirlo dalla stessa famiglia, ma in più c'è un rivestimento in plastica semitrasparente. Qui, volendo essere un po' pignoli, l'espressività può essere data da una sutura in plastica, quindi non troppi comandi, però pochi pistoncini che muovono la sutura in plastica sotto, che riescono a creare una certa espressività facciale. È un buon sistema che possiamo andare a definire. Un altro robot famoso è Chappie, appena uscito. Un attimo che lo trovo in internet e discutiamo. Magari scrivo Human Droid, che magari lo trovo velocemente. Bellissimo Chappie anche. Non riesco ancora a trovarlo. Un attimo. Sì, no, sei tu, amore. Scusate, mi parlo anche con la mia ragazza che mi dà una mano. Quindi ho un po' di. Ah, Human Droid, ecco, l'ho trovato. Eccolo qui, magari lo troviamo. Ok, chiudiamo un po' di tab. Ok, Human Droid, in che categoria lo andiamo a porre? Questo è una via di mezzo. Adesso riprendo un attimo velocemente l'immagine, la faccio un po' piccolina, la mettiamo qua in modo tale che Human Droid praticamente è la fusione, se vogliamo, del manichino umanoide e lo scatolone. In realtà si può dire che Chappie, Human Droid, sotto è fatto come un manichino ed è stato rivestito con una scocca cubica. Humandroid, sinceramente, è un bel robot. Se riesco a trovare anche delle immagini a figura intera, riesco a definire il concetto che voglio esprimere. Però vado a prendere un altro robot. Questo, non so chi sia, ricorda vagamente Chappie. Questi robot sono molto, molto belli. Però hanno un problema. Tu di Chappie, in realtà, tutto il corpo non te lo ricordi. Tu a malapena ti ricordi che Chappie lo distingui da un altro robot perché ha delle orecchie lunghe e magari questo visore. Tornando sempre al discorso che lo identifichi per la testa e il petto. Neanche il petto, le braccia e le gambe lo ricordi bene. Se riesco a trovare un'immagine più grande, magari vi faccio un esempio. Ok. Vedete?
la caratterizzazione di questo robot in testa, come si ficca? Cioè, come si fissa nella testa? Molto semplicemente dalla testa. Possiamo anche disquisire del fatto che la testa di Humandroid o Chappie è di Apple Seed, un altro robot famoso. Adesso mi cerco. Piace molto il visore a LED, diciamo. Fa molto retro. Mm-hmm. Se ci sono domande, nel frattempo che cerco immagini. Oddio, io ho perso la chat di YouTube. Sì, c'è stato un attimo un calo sulla chat di YouTube, basta aggiornare. Non ho proprio perso il riesco a trovarlo, quello che somiglia. Chiedo scusa, non so se l'originale. Non so se l'originale, ne ho trovato uno troppo piccolo, porca miseria. Te lo metto qua, come ho detto. Un po' di confusione, un attimo solo. Apple Seed, pochi se lo ricordano, vabbè, magari più spiegati, però la cosa che più ci si ricorda di tutte e due è la caratterizzazione della testa e delle orecchie lunghe. Software, come quello di questa sera, l'altra volta abbiamo parlato di composizione, con Amin c'è anche il video sul canale, se volete rivedervi, quella serata lì è stata anche quella molto bella, però appunto se qualcuno dice ma io di design ne so abbastanza, ne vorrei parlare in questa chiave piuttosto che in un'altra. Facendo un esempio, parlando di Marvelous Designer, noi per esempio non è Daniela che chiediamo che ti metti lì con il programma davanti a fare un tutorial, no, puoi anche prenderlo dall'ambito generale, cioè anche questa cosa può servire a noi come a te, anche l'affrontare il tessuto, la trapunta, come viene fatta, no? E dire che cioè ci sono dei comandi appositi, per esempio, all'interno di Marvelous, no? Per il tipo di cucitura del trapuntato, no? Io non me ne intendo del programma, però conoscere queste differenze generali, che secondo me è la cosa più importante nel design inteso proprio come progettazione, non come design, quello di conoscere com'è la realtà, no? Che è una cosa che non viene mai mostrata, la realtà delle cose, un approccio reale e con una conseguente applicazione al 3D, perché in sostanza noi facciamo questo, non facciamo altro che... Sì? Sì, no, sono d'accordo. Tutto qui. In pratica anche molto semplicemente non possiamo parlare sempre noi, abbiamo bisogno di altre bocche. Quindi siamo ben predisposti per tutti, perché siamo qui per lo share. Sì, cioè sì, per creare sharing tra tutti, noi non ci reputiamo né insegnanti né, anche perché io proprio non mi ci ritrovo per niente, io dico quello che so, ognuno dice quello che sa, nel senso tutto qui, le proprie esperienze, esatto, è questo che vogliamo fare. Allora, mi raccomando, spammate il link. Chiudiamo il discorso su Daniela, qua ci fa notte, domattina. Ciao Daniela, buonanotte. Grazie, ciao. Ciao a tutti. Ciao Daniela. Orbene. Io sto facendo vedervi delle immagini di robot reali a sto punto. Beh, questo non so se è quello di quello che hai parlato tu, Davide, di dove lavora la persona che conosci. Mi sembra che sia, come si chiama? Si chiama iBot? iBot. La puntata di domenica scorsa di Rico. Sì, è andato anche Leo Angela. No, ma sono molto, cioè so che stanno facendo dei lavori molto importanti, comunque, uh-huh. Anche a livello mondiale, insomma, sono delle ottime cose. Poi vi volevo portare all'attenzione questo robot che ha delle giunture molto molto semplici, per ovviare alla giuntura a doppia direzione, quindi hanno messo dei servomotori a unica direzione, hanno tagliato parecchi snodi. In questa maniera il braccio può realmente fare molti movimenti, tagliandolo anche qua come la bambolina. Se voi notate. E questo permette una grande mobilità di questo oggettino qua. Molto carino, molto carino. Vabbè, poi il famosissimo che ci ha parlato l'altra volta Amin,
il che non mi ricordo come si chiama, pseudo cavallo cane tarpa della Boston University, Cheetah, sì. Cheetah non come la scimmia, ma come il leopardo, ghepardo. Uh-huh. CH qualcosa, no? Sì. Questo, ah, sì, questo è incredibile. Che, ma a me, ragazzi, a voi non fa se andate a vedere tutti i video della Boston University, no, che si occupano proprio di questo, non fa un po' pena come vengono trattati questi robot che vengono presi a zampate e si rialzano? L'avete visto quello sul ghiaccio? Sì, poverini. Sul ghiaccio mi fa una pena. Guarda, è un maltrattamento contro i robot che io non ammetto. Sì, assolutamente. E i robot hanno i loro diritti, il diritto di vivere come tutti gli altri, sì. No, sembrava no. Un cerbiatto che stava cercando di rialzarsi, mi ha fatto pena, giuro. E soprattutto mi dà fastidio che non gli abbiano dato una testa, perché se tu magari stai accarezzando una parte... Stai accarezzando... Arriva l'ingegnere e dice, guarda che è mezz'ora che gli stai accarezzando le chiappe. Magari ma ciao, dai, bello, ma ciao, guarda che gli stai guardando. Sì, toccare il culo. Scusa, allora questa videocamera cos'è? Ops! non è la bocca, effettivamente. Questi sono quei robot che se li caga relativamente poco nessuno, sono quelli tipo insettoidi, ma sono estremamente efficienti, e vi posso anche dire che la forma del serpente come robot, soprattutto questi modelli qua, sono estremamente efficienti e con i costi contenuti, perché la forma serpentoide riesce a muoversi su una grande varietà di superfici. Il problema è che è un po' lento, ma sono molto efficienti. Ci sono anche quelli acquatici. In pratica hanno la stessa forma, ma sono impermeabili. Sono molto versatili, ma soprattutto hanno la grande capacità di infilarsi in posti dove altri robot, per la loro struttura, non riescono. E sono molto usati per la verifica dei luoghi dove succedono incidenti o crolli. Ecco, in questo caso, avendo copiato dalla natura la forma più, tra virgolette, meno complessa del serpente, risulta essere la più efficiente. Quindi, proporzionalmente la semplicità ha vinto sulla complessità. Anche in chirurgia, in molto più piccoli, comunque più o meno sono fatti così, no? Gli strumenti robotici che usano in chirurgia. Sì, stavo dando un'occhiata se c'era qualcosa. Bene o male, penso che abbiamo coperto un po' tutti i campi. Vabbè, tranne poi specificatamente altri modelli hollywoodiani o reali. Sostanzialmente è un po' tutto qui. Se c'è qualcuno, qualcosa che vogliamo fare altre domande, disquisire anche. Questa cos'è? Una sonda? Okay. Un robotino. È un robotino a forma di serpente. Normalmente ci avrà i LED che illuminano, una telecamera. Se non. No, penso che. Adesso andiamo a vedere subito cosa tratta. Guarda, giusto così. Ah, ma sono. Già adesso nelle forze armate si usano non tanto quello, ma i robottini che sembrano delle macchine radiocomandate. Ma anche in videogame come Rainbow Six, se non sbaglio, l'ultimo che è uscito, che è ambientato attraverso militari, forze speciali, si usano robottini creati per stanare terroristi e cose del genere. Robottini su ruote, su cingolati. Sì, ce n'è. Io nel frattempo che vi sto parlando li sto cercando in internet, solo che sono un po' specifici, mi esce di tutto tranne quello che vado cercando io. Ok, scusate, io c'è ancora una persona su YouTube, mi spiace, l'ho inventata a venire di qua più volte, però devo chiudere la registrazione. Riesci a vedere il nome? Un file troppo pesante. No, mi risponde in chat, non so è appena uscita. Ok, va bene. Ci sono solo io, quindi dice uno spettatore che sono io. Interrompo la trasmissione, quindi non stiamo più registrando. Sì, facciamolo nero. Grazie. Prego, prego.
Se mi potete... Oh, secco, forse l'ho trovato. Cioè, velocissimo, però andate a vedersi la scena, non so come è fatto. In realtà sta sul trailer. Ah, un po' di fortuna. Grazie. Okay. L'ha messo sul trailer, così la gente arrivava che già non lo sapeva. Gli erano pronti. Già, oh, ragazzi, mettiamo subito le cose in chiaro della serie, no? Adesso, per esaudire il desiderio di Paolo, sto prendendo anche l'antagonista rivale di Robocop, solo che stavolta ho fatto il contrario, e l'ho fatto anche un po' volutamente. Spero che quello nuovo di sinistra sia l'originale e non sia una cover. Ecco, sostanzialmente qui, cosa è successo? Qui, a differenza di quello vecchio, che era monotono, quello nuovo me l'hanno fatto bitonale. Cioè, la cosa carina. Qui le forme sono state mantenute le stesse, di modo di verità. Non mi dispiace, è molto bello anche quello nuovo e si potrebbe identificare con quello vecchio. Però quello vecchio c'ha qualcosa che ancora oggi è attuale, non me lo penso. Anzi, no? Sì. Sinistra, quello... allora facciamo così perché i nuovi li ho messi sempre a destra. Vero, scusate, esatto. Ricordate la lezione di quella volta, no? Della lettura dell'immagine. Sì, giusto. Giusto, giusto, giusto. Il nuovo a destra per gli occidentali e il vecchio a sinistra. È giusto. Altre considerazioni, il giunto della gamba, volendo essere di nuovo tecnici come prima, è abbastanza plausibile, un po' tutto il robot, ma perché? Perché all'epoca facevano i modellini, dovevano per forza essere più o meno fisicamente corretti e quindi le giunture e le loro movenze risultavano piuttosto verosimili. C'è qualcun altro che vuole proporre qualche altro robot? Ne facciamo un'analisi, un vecchio, nuovo, cose del genere? Paolo dice la scena dove cadeva dalle scale in stop motion era epica di questo robot. Ah, qui. Sì. Ma dire tipo, non so, si può dire in questa serata T1000? T e qualche sigla? Perché... Il T1000? Stiamo parlando di Terminator. Allora, su Terminator... Perché forse qualche... Scusate, data l'uscita, no, di Star Wars, vogliamo parlare un attimo del design che non è mai cambiato? Io non, forse non ci ho fatto caso di... Vi prego, non mi uccidete se non mi ricordo bene il nome di... Allora, uno era C3PO e poi l'altro? R2D2. R2D2. Vabbè, spendiamo due parole per il Terminator. Adesso dovrebbe essere quello vecchio, dovrebbe essere quello completamente di sinistra. Sì. Sì, vabbè, comunque sono delle... molto ovviamente sono i modelli dei vari film. Terminator, perché non abbiamo molto da dire? In realtà Terminator è sulla base di uno scheletro umano. Cosa li vuoi dire? Poco, le giunture sono verosimili, la struttura di base è quella. E, piace, perché? Perché è molto naturale, perché è stato copiato quasi completamente da una struttura umana. Speso due paroline, proprio veloce. Sì, veloce. No, per richiamare questa sua singolarità, appunto. Sì, perché diciamo che a Terminator, in realtà, se non esisteva il film e qualcuno proponeva questo robot, tutti quanti avrebbero detto, sì, bello, bello, vabbè, è uno scheletro robotizzato. Cioè, senza fare troppe lodi o troppi difetti, è semplicemente quello. Ragazzi, ho appena scoperto una grande verità. Le chiappe sono i pistoni naturali. Ecco. Cioè, sono quelli che permettono di alzarsi e di sedersi. Non l'ho mai vista così, guardando la struttura di Terminator. È una cosa che non è mai cambiata. Sì. Ok, vabbè. Aspettate questo... che adesso ci divertiamo. Oh, perché sì. Questa abbiamo lo scaldabagno. E poi, che non mi ricordo, perdona, ma c'ho i nomi, per fortuna non faccio figure barbine. Allora, lo scaldabagno, quello con tre piedi, è l'R2D2 e l'altro è il C3PO. Allora, a prescindere che se io zoomo, i fan di Star Wars veramente mi vengono a bruciare casa. Ma siamo in due, vai tranquillo. Perché a me il film piacciono tantissimo, non stravedo, ma la concettualizzazione di mettere un pistone a questa altezza. Allora, io capisco che all'interno
Io capisco che all'interno c'è un umano, quindi anche in base al fatto che è come se fosse un'armatura anche poco studiata per le articolazioni. Infatti questo robot, ecco, tornando al discorso di prima, questo robot a che diavolo può servire nel film? E effettivamente serve per un discorso di traduttore, compagnia, adesso magari perdonatemi ma non me li ricordo tutti, e infatti è un umanoide, vabbè, con magari il fatto che abbia un po' di appendici pericolose tra gli esseri umani potrebbe creare un po' di problemi. Sì, se lo sta a chiedere anche lui, ma perché mi hanno messo sti pistoni? Allora, questi pistoni perché vengono messi? Vogliamo dare una scusante molto semplice, per dargli un aspetto un po' più tecnologico, tutto qui. Ma concettualmente sono, perdonati, sembrano errati, non mi bruciate casa, il cane e la macchina. Ah, la macchina va anche sì, perché fa cacare. Però, sì, possiamo dire che C3PO... Sì. Sì, sembra una caffettiera. C3PO l'abbiamo un po' smontato. Allora, adesso passiamo a RD2. Ciao Paolo, Paolo ci saluta. Che deve andare. Ah, perché, sì, perché gli ho offeso Star Wars. Bravissimo Picco, bravissimo. Grazie, troppo gentili. Continuo dicendo, R2D2, che è lo scaldabagno. Ciao Paolo, alla prossima. Peccato, dovevi esserci tu. Se ne faremo mai magari un'altra, ti voglio a fianco, perché anche Paolo è un grande esperto di robot, oltre che li modella molto molto bene. Ok, R2D2, lo scaldabagno, a prescindere dalle sue funzioni, ecco, definiamo le sue funzioni. Noi appena lo vediamo, e non abbiamo mai visto un film, notiamo subito la problematica dei piedi. Ovviamente anche quell'altro aveva la stessa cosa, ha dei piedi, quindi si potrà muovere come un essere umano, ma questo ha dei piedi che in realtà si muove con le ruote, non ha una locomozione attraverso questi giunti, questi servono solamente come posizione, per metterci una certa posizione. Quindi, tornando a noi, il tutto si va a ridefinire su queste rotelle. Quindi questo robot possiamo definire che se non ha un pavimento piatto, non va da nessuna parte, si incastrerebbe, va da nessuna parte. Quindi questo robot deve essere per forza in un ambiente domestico, definiamolo così. A prescindere che nel film cammina nella sabbia e io mi chiedo come diavolo faccia. Se ve lo ricordate, che come la tecnologia, non possiamo saperlo. Sai, potevate mettere dei razzi, delle cose, vabbè, a prescindere. Poi a livello di design è dell'epoca, quindi c'è delle parti, c'è delle cose, beh, possiamo definirlo come... Però sostanzialmente come robot non è malaccio, perché i robot non devono tendere per forza all'umanoide, anche bei scaldabagni così possono avere la loro funzione e anche la loro grazia. Però questi particolari, ripeto, se siamo stati attenti a tutte le nozioni che abbiamo definito prima, possiamo notare questi, tra virgolette, piccoli difetti. Magari chi ha progettato Star Wars viene a casa e mi dice gentilmente: ma tu chi sei? E cose del genere. Beh, però sono delle cose innegabili. Poi comunque sia, nel momento in cui un prodotto, un film diventa culto, si tende sempre a fare dei vizi di forma virtù, no? Cioè sì, adesso sì. È il non plus ultra, è una forma riconoscibilissima, è lui e non può essere cambiato, è così e deve essere così. Cioè come anche C3PO, cioè andarlo a modificare facendo delle modifiche sostanziali come per Transformers, avremmo urtato, cioè avrebbero dato fuoco alla casa produttrice, sì. I fan di anni e anni e anni. Queste sono quelle eccezioni che non possono essere siamo sulla scia di Star Wars. Visto se volevo fare una parentesi, scusate, visto se siamo su Star Wars, per parlare anche del nuovo R2D2, praticamente, quello che deve uscire. Tecnicamente film. Il nuovo R2D2, che adesso spero di andarlo a trovare, si chiama BB-8. Tecnicamente BB-8 è forse quello concettualmente più possibile. Qui potremmo sparare tante simpatiche cose su quello che riguarda il magnetismo, le cose. In sostanza è un robot che, a meno che non tira fuori le braccette e cose del genere, è il più versatile di tutti, perché avendo una sfera dovrebbe poter andare da tutte le parti, anche se
la sfera non presenta grip. Aspettate che trovo un'immagine un po' più dettagliata. Comunque, Piccolo, ti assicuro che è fattibile dal fatto che alla presentazione è uscito fuori da solo tutto simpatico. Esatto, è già stato commercializzato. Sì. La versione anche più piccola giocattolo, ma quella grande funziona da sola. Mm-hmm. Sì. No. Che sia concettualmente positivo va benissimo. Però, infatti questo è il gioco che va da solo. Sì. Questo praticamente può andare in un ambiente urbano, perché la sfera, a prescindere dal disegno che ha, e magari nel film ha qualche funzione, la sfera non presenta un grip, non presenta una superficie che può andare su tutto. Quindi questa superficie lisce può andare sempre in un ambiente urbano. Oh, non ho detto che non va bene, ho detto solamente che io, non conoscendo il film, vedendo questo robo, definisco subito, posso tentare di definire subito in che ambiente è collocabile, quindi lo scopo, quindi sempre quelle tre concetti d'oro che abbiamo definito prima. Mm-hmm. Però, sì. Se posso dire una cosa, io spero che quelle parti grigie, no, del film, in quel caso, siano previste proprio per poter uscire fuori in caso e creare più grip nel terreno, magari. Può essere, però può poi essere. Andresti a limitare il movimento del personaggio. Vabbè. Sì, sì. Io volevo dire che di C3 PO c'è anche la versione femminile. Chi è che la conosce? Vabbè, ma è identica, c'ha solo le tette. Perché poi, Francesco deve andare e ci saluta. Ciao Francesco. Ok, ciao Francesco. Alla prossima. Alla prossima. E grazie della presenza. Sì, vabbè, è uscita già un po' di gente. Francesco è andato, vabbè, Paolo lo recuperiamo. Volevo apro una parentesi che non c'entra niente, che c'entra più col cinematografo di Bar. Amine, Picco, eventualmente aiutatemi. Vi chiediamo in qualche modo di, se riuscite poi a darci un feedback su queste serate. Oh, grazie, sì. Adesso troveremo la forma, potete scrivere a me o Pico, anche Amin, in modo da capire anche come migliorarle. Sì. Speriamo entro la settimana prossima di riuscire a aprire la pagina Facebook, e questo permetterà sicuramente un'interazione migliore di questo tipo. E il canale YouTube dedicato, in questo momento stiamo usando il mio, apriremo un canale YouTube proprio del Cinema 4D Bar, la pagina Facebook del Cinema 4D Bar, e appunto dove diventerà innanzitutto il punto di riferimento per, sì, gli hangout, esatto. Quindi sapete che mettendo mi piace alla pagina avrete la possibilità di essere sempre aggiornati su ogni hangout, che non si limita a quello del giovedì, ma anche in via più libera e sciolta durante la settimana, perché dovete sapere che noi, per chi non lo sa, teniamo aperto l'hangout durante la settimana per chiunque voglia entrare, in modo da scambiare sempre due parole, potersi scambiare consigli nulla di che. Quello che sì, chiediamo anche tenersi è tenersi compagnia mentre si lavora, perché esattamente è una cosa molto più easy, nel senso che siamo qui e magari ciascuno sta anche facendo le sue cose, i suoi lavori. Un po' come una radio, no? Ci si fa anche compagnia e niente, tutto qui. Quello che chiediamo infatti è un feedback da parte vostra su ciò che può essere migliorato, su delle vostre proposte, sia per quanto riguarda i temi del giovedì anche su possibili temi che vorreste che vengano trattati e nulla, tutto qui. Potete farlo contattando me, Pico o Davide, e ognuno di noi riferirà all'altro e cercherà comunque sia di offrire un prodotto sempre migliore, perché questa, diciamo, la nostra volontà di creare queste serate nella quale ognuno porta del suo, sono, diciamo, la mission di questo format. Ok. Sì. Sì, un'ultima cosa, ragazzi, i complimenti fanno sempre piacere, ma io personalmente adoro le critiche, perché mi aiutano a crescere, quindi siate criticanti. Un applauso a Pico! Grande Pico! Grazie. Non vi immaginate la caga che avevo quando ho iniziato questa serata, eh?
anche perché dopo l'esposizione che ha avuto Amin la volta scorsa, che era veramente, veramente professional, mi sentivo un po' in imbarazzo. Allora, continuando velocemente, così in maniera un po' più leggera, la serata, possiamo anche analizzare il, che non mi ricordo mai come si chiama, la TET, questo qua? Ah, scusa, una piccola cosa, Simone, semplicemente dovresti solo cliccare sullo schermo di Pico, in modo che rimane fissa la schermata. Non ho capito, l'unica rogna che ho visto è che quando qualcuno parla scompare lo schermo condiviso. Sì, perché devi cliccare su di me, sull'avatar. In modo che rimanga fisso su di te. Poi, comunque, se vorrei sapere da Claudio, dopo, più tardi, cosa potrebbe dire di cattivo su di noi. Sì. Ben volentieri. Così, ti aspettiamo fuori. Sì, ti aspettiamo fuori. Io ho messo anche un po' di chili, quindi vi potete usare come materasso omicida. Oddio. Ok, giusto un'analisi anche ancora su un robot di Star Wars. A livello di concept è relativo, a livello di funzionalità è molto azzeccato, ma perché? Sostanzialmente hanno copiato un cammello. Quindi tutte le sue funzionalità possono essere ben... Scusi, posso fare un appunto? Un dromedario. Vede due gobbe? No, una gobba sola, ha ragione, un dromedario. Che poi si offende un dromedario. Okay. No, con questo, con un cavo d'acciaio lo tiri giù, eh? Eh sì, perché è molto lungo, è molto ampio. Vabbè, potremmo disquisire che queste bei zamponi non presentano ammortizzatori, quindi i piloti all'interno, a meno che il collo non abbia delle buone ammortizzatori, però... essendo che la giuntura del collo è molto esterna, questi che stanno nell'abitacolo avrebbero dei sobbalzi non indifferenti, ma sono dettagli tecnici. Quindi questo robot, quando cammina, ha delle ripercussioni sulle giunture, soprattutto sulle ginocchia, non indifferenti. Questo è proprio essere pignoli, però la concettualizzazione è molto carina ed è piuttosto funzionale, molto meglio questo che è sempre dell'altro, due zampe molto veloci, e per me sinceramente è strutturato molto molto meglio, ben bilanciato, con un bel baricentro, è strutturato in maniera tale da essere minimale e funzionale, è tutto nel corpo superiore, le zampe solo per la locomozione, quindi sì, come rappresentato nel film è veramente efficiente. Mi è sembrato che anche nel film è quello che fa più danni di tutti, più del cammello, anche se è più piccolo, molto snello, molto veloce e bla bla bla. Adesso è cattivo anche questo. Sì, ti interrompo ancora. Vai, tranquillo, adesso stiamo disquisendo, i concetti li abbiamo un po' definiti. Sì, io volevo dire che dopo questa serata saprei come modellare un robot, nel senso che in realtà modellare quelle parti uno lo sa fare, no? Se conosci di un software 3D gli strumenti li fai. Sì. Però appunto uno per fare un robot, modellare un robot, che da dove parte, no? È tutta questa cosa che hai spiegato, è quello che sento che mi mancava e che proprio mi bloccava in qualche modo, mi faceva dire, vabbè, non so neanche da che parte incominciare, no? Assolutamente, condivido assolutamente anche io. Se domani dico voglio modellare un robot, dico ok, cioè, so qual è la strada, no? Ok, questo ti ringrazio tantissimo perché... Ok, va benissimo. Prendiamo l'esempio che abbiamo di fronte, che questo robot è relativamente semplice, perché in sostanza noi abbiamo una forma più o meno cubica. Tu parti semplicemente nella modellazione, la mia penna fa capricci, questo... Tu hai questo elemento qua, che è un volume. Poi ne hai dei cilindri estrusi, qua. Scusate, ma ho un ritardo pazzesco sulla pennina. Poi hai un cubo qua. Quindi tu, principalmente, non devi fare altro che crearti dei semplici volumi. Iniziale, mamma mia che ritardo che ho, scusatemi, mi è partito. In questa maniera, adesso mi sparirà di nuovo tutto quanto, ecco, per esempio, perfetto, perché questo programmino fa un po' cagare. Creando questi volumi, tu, in pratica, non fai altro che creare i volumi che abbiamo definito all'inizio, e riprendo di nuovo le immagini iniziali, questi qua.
tu non fai altro che fare i volumi. Una volta che hai definito i volumi, vai a definire le giunture abbozzate sempre con volumi. Ti muovi in questa maniera. Li puoi già linkare, e ovviamente poi devi creare una gerarchia, e qua si va su un po' sul rigging. Quindi padre, figlio, magari la trattiamo su una lezione a parte. Senza entrare troppo nel tecnico, comunque si aiuta. Sì, no? Già così, con i volumi semplici, con le giunture sempre in volumi semplici, gerarchizzate, tu puoi già cominciare a muovere la spalla, il gomito, e già puoi definire se va bene o meno. Una volta che hai fatto questo, tu puoi andare a prendere il singolo oggetto, ed è tutto dettaglio, ed è tutto divertimento nel creare le forme. Semplicemente questo. Quando stiamo per riprodurre un robot normale. Se invece lo devi concettualizzare, a monte di questi queste due fasi, devi farti la domanda: a cosa serve il robot? Mm-hmm. A cosa serve il robot? Ecco, in questo caso, giustamente, se noi andiamo a prendere, adesso cercherò di trovarlo un po' in internet, provo a scrivere robot urban. Prendiamo un robot urbano, giusto per avere qualche tipo di definizione, anche sulla concettualizzazione, che se riesco a trovare qualcosa di carino, ve lo faccio vedere. Concept, scusate. Sì. Vabbè, non riesco a trovarlo. Sostanzialmente, vi devo dire questo, se questo robot invece di essere da guerra, quindi gli andiamo a cancellare le armi e facciamo finta che è un piccolo bipede che deve stare in casa, subito dobbiamo definire che non gli possiamo mettere delle punte a destra e a manca, come abbiamo notato prima, perché proprio è un robot che deve stare in casa, e questo è un piccolo dettaglio, ma che aiuta molto. Quindi si evitano superfici molto spigolose, ma si tende più a essere arrotondate, si tende a farlo molto più compatto che molto espanso, con degli elementi, delle braccia troppo estese verso fuori, e cose del genere. Questa è già una concettualizzazione. Se per esempio lo dobbiamo dare una caratterizzazione urbana, la cosa che più, gli elementi che più ti vengono in mente sono le fasce, quelle che ti indicano, no? L'attenzione, giallo e nero, sì. Una luce che di posizione, che lampeggia, e cose del genere, e ovviamente anche delle scritte. Solo già con queste piccole caratterizzazioni il robot prende un altro aspetto, perché c'ha quei due o tre elementi che ti fanno capire dove collocarlo. Io sto cercando qualcosa in internet parallelamente a quello che stiamo parlando. Vediamo un attimino. Scusa Pico, ti interrompo un secondo per salutarvi. Io vado, ragazzi, è stata una bellissima serata. Grazie Pico. Grazie altrettanto a te. Ricordati il feedback, è molto importante. Certo. Grazie. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao. 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 Sto cercando in internet qualcosa che ricordi più l'urbanizzazione, se riesco a trovarla, se no mi sa tanto che devo andare a pescare nel mio database. Un attimo solo. Vai, prendiamo questo qua, dai. Ok, questo robot, per esempio, a prescindere che vi ho già indicato più o meno in cosa consiste, possiamo subito denotare che ha delle zampe, quattro zampe, quindi ha una certa mobilità, un cassone, però non presenta appendici, non presenta mitragliatrici, non presenta punte, quindi non ha un aspetto minaccioso, oltre alla scelta dei colori. Quindi lo possiamo dedurre subito che, a prescindere che vediamo su una strada, può essere urbano, può essere da casa, no, è un po' troppo largo, è un po' troppo esteso, è un po' troppo quadrato, quindi potrebbe creare un po' di problemi nel passaggio in casa, a prescindere dalle sue dimensioni. Quindi si può tentare di dedurre che poi, si può associare a un robot che sta in strada, che si usa per il trasporto, per la manutenzione, per altre cose. Vedo se riesco a trovare qualche altro esempio. Se nel frattempo ci sono altre domande, ragazzi, caso lampante anche questo.
vabbè, a prescindere che il cabinato ricorda tanto un cabinato delle gru degli scavatori anche normali, e soprattutto anche dal colore, sì, il colore è anche importante, tendenzialmente quello dei grigi, neri, scuri tendono a essere militari o vabbè, anche mimetici in questo caso, colori gialli, colori vividi sono più urbani o anche da casa. Non so se ho altri elementi di robot urbani non è che ne abbia molti, sostanzialmente sono questi, stavo cercando in internet per vedere se riuscivo a trovare qualcosa di un po' più complesso nel tempo che carica. Questo sostanzialmente, ecco benissimo, non l'ho trovato. Se vogliamo tornare al discorso di prima, di come modellarlo, come non modellarlo, è relativamente semplice. Anzitutto tu ti crei un braccio e lo duplichi per tutti e quattro, vabbè, e qua ci arriviamo tutti quanti. In realtà poi questo presenta, come abbiamo detto prima, dei volumi, dei cubi leggermente sagomati, ma all'inizio puoi semplicemente fare dei cubi, dei cilindri, perché hanno il giunto tipo servomotore a cilindrico. Qua infatti questa parte qua, questo giunto, non è altro che questo che determina questo tipo di rotazione sopra e sotto, quindi muove tutto il braccio. Poi ne ha un altro che è un cilindro in questa maniera che dà questo tipo di rotazione, e hai risolto quasi tutte le problematiche del movimento, perché sia su e giù grazie a questo, e va a destra e a sinistra, che è un po' complicato definirlo, grazie a questo. Sì, questi due ricordano il giunto che hai fatto vedere all'inizio, che aveva la possibilità di ruotare, sì, su due assi. Che cioè, adesso se lo rifaccio rivedere. In principio è lo stesso. Aspettate. Che è questo qua? Che è questo qua più che altro? Sì, esatto. Aspetta, che lo rinabisco. Che qualità di cacca, scusate. Che è questo concetto qua. Solo che qui lo vedi in una forma. Là lo vedi in un'altra, però il concetto basilare è quello. Questo e questo. Aspettate che vi metto il draw. Questo è uguale a questo. Solo che qui è più figo. C'ha più dettagli, più. Qua è proprio scarno. Poi la struttura di sopra, in realtà... Dimmi. Mi viene in mente se tu questo lo rifai con Cinema 4D, no? Quindi metti, una volta che l'hai modellato, per quanto riguarda l'animazione... dovresti mettere dei blocchi su questi oggetti, di modo che li puoi ruotare solo in un senso, gli altri assi rimangono bloccati. Certo, addirittura quando lo selezioni, far di modo che proprio vada già in modalità rotazione per l'animazione, perché sì, a te non serve nient'altro, no? Quindi sai che quando selezioni quell'oggetto lì, vai in modalità rotazione e lo puoi ruotare solo sull'asse che è dedicato a quel cardano, a quel giunto, a quel tipo di oggetto. Sì, decisamente sì. Ma ti posso dire, anche per rispondere a Claudio Prosperini, non mi ricordo, sì. Prosper, non mi fa vedere tu completamente il cognome. Sì, si può usare Expresso per fare una cosa molto complessa, ma si possono usare anche i constructor normali di cinema, senza scomodare Expresso, per limitare la rotazione di alcune parti, mm-hmm, anche quello. Ragazzi, in realtà, se noi andiamo a suddividere questa parte qua, noi abbiamo una shape molto, molto semplice, che poi estrusa e poi la andiamo a dettagliare. La shape è semplice, la curviamo, la modelliamo, però noi partiamo sempre da una base molto semplice. Anche il corpo, che noi lo vediamo estremamente complesso, noi dobbiamo dividerlo in varie parti. Se noi notiamo che se noi vogliamo semplificare il corpo, da questa parte si vede molto meglio, se noi vogliamo semplificare questa geometria, noi abbiamo un cilindro, se è tutto un blocco, poi magari possiamo fare solo la parte interna, delle placche che sono delle sagome piuttosto semplici, estruse, poi l'interno può essere un cubo o semplicemente delle pareti, poi si vanno a dettagliare e si creano dei fantastici dettagli, però in sostanza con la base primitiva tu il robot l'hai definito già in tutta la sua totalità,
poi ti fai dei taglietti, ti vai, vai qua, subdividi, ti fai un'extrusion, questo te lo fai con le normal o te lo scrivi geometricamente, queste particolarità o te le tagli e te le estrudi o le applichi come oggetto separato e poi unisci in un unico oggetto. Qui abbiamo il pistone, che praticamente c'è il giunto qua di rotazione, qua c'è un altro giunto, e quando questo si apre, si allarga, cose del genere, diciamo più o meno è relativamente semplice. Il pistone si può fare in varie maniere, la cosa più semplice è che possiamo dire che questo oggetto deve essere targetizzato a questo, aspetta che zoom un po' perché non si vede un cavolo, noi qua se vogliamo fare qualcosa di particolare noi abbiamo questo blocco qua che si è allargato. Quindi abbiamo questo che è il pistone, abbiamo quello grande e quello piccolo, questo c'ha l'asse magari Z che lo targettiamo a l'asse, il pivot da questa parte, e questo facciamo la stessa cosa da questa parte, quindi la parte nera guarderà verso questo, verso il piccolo, e quello piccolo guarderà verso il grande. Quindi quando noi selezioniamo questo e lo andiamo a roteare, siccome uno guarda verso l'altro, si avrà l'impressione del pistone. Non è che realmente noi andiamo a modificare il pistone in modo tale, o volendo si può anche fare, ragazzi. Però in maniera più semplice, prendiamo questa parte, questo cilindro, lo andiamo a ruotare, e il pistone guarderà in questa direzione. Un po' come ho fatto col vecchio, il vecchio lavoro, se volete ve lo faccio vedere. Se siete interessati, ragazzi, ditemi voi, eh. Io lo conosco. Okay, se lo vogliono vedere gli altri, magari glielo faccio vedere, visto che... Ma questo lavoro è tuo? No, questa è un'immagine, no. Okay. Assolutamente. Va bene. Adesso lo vediamo subito, se funziona. Per spiegare un attimino come funziona nel discorso di giunture, come faccio a modellarlo e cose del genere. Bene, cinema, il mio computer sta impazzendo, troppe finestre aperte. Vediamo un attimino, che altro c'è? Ah, questo lo possiamo chiudere. Vabbè, questo qui è la parte finale che mi riservo alla fine, che magari ci divertiamo. Adesso vediamo, magari gli cancello un po' di testo perché non le trova. Se noi andiamo a prendere questa gamba, avevo l'altra, purtroppo questo è quello vecchio, non è ancora ottimizzato, ok, e lo andiamo a spostare, notate questo? Vedete? Wow. Ok, guarda, qua è di una semplicità assurda. Abbiamo l'oggetto padre che è l'anca, e poi al suo interno ci sono tutti i figli, ma in realtà questo oggetto ha il pivot in questa maniera e l'altro in questa. Non so se si nota, ma l'asse Z guarda verso lui perché ha un target. Quindi questo oggetto c'ha il target di guardare questo, perché a sua volta anche lui c'ha il pivot qua, e c'ha il target che guarda questo. Quindi andando semplicemente a muovere e a ruotare l'anca, siccome uno guarda l'altro, si ha questo effetto qua. Questo sistema non è esente da difetti, perché se io vado al ginocchio dove ho sbagliato, perdonatemi, ma è un lavoro del 2006. Ah, pensavo qualcos'altro, un lavoro del... Okay. No. Del... E tutti, no. Grazie! No, del 2006. Ok, del 2006, vabbè, non è troppo vecchio, che d'accordo. Qui vedete, ovviamente se si tira troppo, c'è un problema di concentralizzazione. Infatti ho errato, tant'è vero che ho la compenetrazione degli oggetti, e si ha questo difetto qua, vabbè, si può prendere e allungare, si può allungare il pistone, stavo leggendo un commento, però concettualmente è questo. Molto semplice. Strutturalmente può sembrare molto incasinato,
si potrebbe fare decisamente meglio, però qui semplicemente sono stati messi dei target, non ci sono neanche dei constructor o altro, o espresso. Chiedono se anche questo è i meloni, però, eh? Che meloni? Tieni i meloni, sì, ma non spara. Questo ancora non spara. Non li spara. Però una turbina centrale al posto... Che questo non... sì che è un ombelico! Oh. Allora, adesso mi autosmonto. Eh? Questo robot praticamente fa cagare, perché è un ibrido e non ha nessun senso. La turbina sulla pancia è sbagliatissima... perché concettualmente si ha una spinta sul bacino, però sbaglia, la turbina non ci doveva essere proprio, basta, punto. Le gambe possono essere carine, ma risultano troppo vuote all'interno, ci dovevo mettere qualcosa tipo muscolo organico o riempirla di altri volumi per dargli un senso di possenza, perché in questa maniera è molto fico vederlo, però in realtà non funziona troppo bene concettualmente. Pico, fai vedere anche i render di questi qua. Ok, facciamo vedere i rendering. Un furgatore sulla pancia, però potrebbe essere un robot da cucina. Sì, sì, perché le ali sulle spalle, le ali sulla spalla, niente dici? Chi ha il microfono lo può aprire. Sì, perché siamo arrivati in punto. Siamo nella fase di... Ah, bellissima la posa. Aspettate che chiudo un po' perché... Pixelberg mi ciuccia risorse in una maniera mostruosa. Non è Claudio che non ce l'ha mai. A proposito, vuoi fare una piccola parentesi su Pixelberg? Dimmi. No, vuoi farla tu? Sì. Questa è una cosa, ragazzi, che dovete sapere per Cinema 4D. Dai. Niente, praticamente questo Pixelberg è un plug che ti permette di avere in real time degli shader in real time, quindi non mi ricordo più dove si mette il, vabbè, io volevo mettergli il label un attimo solo perché poi dice che eccolo qua, okay. Niente, molto semplicemente ve lo faccio vedere, si commenta da solo. Quello che state vedendo è nel mio viewport, cioè nel senso che se io prendo questo e ci vado geometricamente lo posso spostare. Ha una bella resa. In pratica questo plug sfrutta i motori più o meno moderni, va in real time, usa una tipologia di shader moderni chiamati che usano la tecnologia PBR, e usufruisce di materiali particolari. La color viene chiamata albedo, c'è la reflection e la rawness, che sono i nuovi materiali. Ha una IBL Image Based Light che gli conferisce questo aspetto piuttosto lucente, non so neanche se sta funzionando adesso. Aspetta Pico, perché chiedono se un render con Advanced Render, secondo me proprio non è... No, non ho capito. Simone, ragazzi, dice se, spiega bene cos'è. Niente, non è un rendering come l'Advanced Render o come Arduino o quegli altri che si calcolano con la CPU, quindi rendono delle immagini. Loro ti stanno facendo un rendering nel viewport, quindi praticamente io sto ruotando con la manina. No, no, non è neanche reale. GPU, è proprio OpenGL, no? Sì, OpenGL. È come la viewport di Cinema 4D, ma potenziata. Vedi che lui ruota la viewport ed è sempre renderizzato, no? Ovviamente un limite nella qualità, eccetera. Come se fosse un videogioco, un motore, sì, di videogioco all'interno di Cinema 4D. I concetti poi sono gli stessi che stanno dietro. Il plugin è appena nato, ha fatto grossi passi da gigante. Vi posso dire che le riflessioni sono fake, sono finte. Queste specularità stanno riflettendo questa immagine che avvolge tutta la scena. Le geometrie non si riflettono uno con l'altra. Simone chiede materiali illimitati? No, bisogna definire cosa intendi per materiali illimitati. In realtà ha un nuovo concetto totalmente differente dagli altri motori. Ti ho detto, c'ha l'albedo, che una color un po' particolare va disegnata, strutturata in una certa maniera. A occhio sembra un albedo, rispetto a una color normale risulta essere un po' più cartunosa,
giusto per poterla distinguere, poi dipende. Poi abbiamo la reflection, la rogueness, che sono la riflessione. La rogueness la potremmo definire specularità, ma in realtà non lo è. Diciamo che possiamo definirla come la riflessione dei dettagli o un sublayer della riflessione. Poi abbiamo la luminosity, che è self-illumination, ovvero la capacità del materiale di generare luce, ma non è che genera luce realmente, è semplicemente che risulta molto luminoso, ma non genera luce. Il cavity, che al momento non conosco, cioè conosco teoricamente, ma non lo uso ancora. La trasparenza, l'alpha, l'opacity, quel che si voglia. Le normal map, che sono la nuova generazione di bump. Il bump, dove c'è anche un subcomando che è il POM, che è molto particolare, Parallax Occlusion Mapping, molto molto pesante, che sinceramente tratterei a parte, e la refraction, ovvero la rifrazione, che è sempre fake, non sono tutte calcolate in ray tracing come i motori normali. Sostanzialmente è questo. Ragazzi, se avete altre domande, dite pure. Grazie Simone. E niente, tornando al discorso della robotica, sì, questo robot è fico, però presenta dei difetti non indifferenti. Come potete notare, cercando di dargli una posa molto slanciata, molto dinamica, ho cannato alla grandissima il ginocchio, infatti il pistone è completamente compenetrato. Diciamo che un'immagine vista nell'interezza magari può sfuggire, ma un occhio attento se ne accorge e dice: hai fatto una cazzata. Ed effettivamente la mette. Ah, la compenetrazione. Beh, però oltre che tu detto, dimmi. Vedo che ci sono due spettatori su YouTube. Vi invito a venire in Hangout eventualmente, anche certo, perché così potete comunicare, utilizzare i microfoni, ma anche perché fra poco chiuderemo la registrazione. Sì. Mm-hmm. Aspettiamo, l'oro arriverà fra 10 secondi, poi il tempo di arrivare, magari aspetto ancora 5 minuti, poi chiudo. Vabbè, chiudiamo la registrazione. Sì, la registrazione, ma rimaniamo qui su Hangout. Ok, ragazzi, ritornando alla critica del mio stesso modello, come abbiamo spezzato le gambe ai grandi colossi hollywoodiani, qui ci sarebbe totalmente tutto da smontare, dalla turbina alle ali improponibili sulla spalla, perché notate che durante lo slancio le ali sono anti-aerodinamico. Questi sono peccati di sbagli e errori di gioventù. Magari il casco ho voluto richiamare un po' quello dei motociclisti, volto pseudomano con un colore pseudomani, ci può stare come non ci può stare, un po' di borchette pseudoviti, giusto per dargli un po' di colore. È un po' mediocre, diciamocelo, però tutto sommato, diciamo, per una stile, per qualcosa di caruccio così, anche da utilizzare per promuovere il motore Pixelberg, potrebbe starci. Domande, altre risposte? Domande più che risposte, sto cominciando a essere un po' stanchino. Niente, sì, se comunque è mezzanotte. Sì. Ragazzi, aprite i microfoni perché siamo quattro gatti. Se avete, volete fare domande, è tornato di qua. Se volete fare domande, ben volentieri. Vogliamo anche parlare della parte finale, proprio nel concetto di robot ultimo, quello con la forma relativamente improponibile. Facciamo così, Pico, dacci la morale. Allora, la morale della favola del robot, esatto, è relativamente semplice. I robot all'inizio della storia nascono molto con l'ingrediente della fantasia, partono umanoidi, la libera, no? Mm-hmm. Sì. Partono umanoidi proprio per l'esigenza di essere dei costumi, perché non c'era la possibilità di farli in altra maniera. Poi con i cartoni animati si è sbizzarriti, però sostanzialmente il concetto rimaneva del robot sempre un po' umanoide. Raramente abbiamo visto settoidi o altro.
Poi, vabbè, con l'avvento della computer grafica, ma anche del cambio della cultura, i robot sono cominciati a diventare diversi. Però sostanzialmente tutti i robot copiano da quello che già realmente esiste, un umanoide, un quadrupede, un insettoide. Quindi dal mondo naturale, dal mondo animale. Mondo naturale, insettoide. Ma persino un braccio meccanico della Fiat sostanzialmente potrebbe essere paragonato a una creatura, a un serpente, con meno articolazioni, ma sostanzialmente siamo sempre là. I concetti sono sempre quelli. Poi se vogliamo discostarci dal discorso reale e andare un po' sullo sci-fi, sul fantasioso, sempre con un occhio portato alla fattibilità delle giunture del resto, ci si può veramente sbizzarrire come si vuole. Tendenzialmente un robot dell'immaginario comune è acciaio, bulloni, viti, però alcuni si sono spinti più là, come Io Robot ha fatto i muscoli, non ricordo in che materiale sono, però i muscoli finti, quindi della muscolatura. Legati di titanio e fibra di carbonio? Sì, te lo ricordi a memoria, complimenti. No, non sono sicuro, però è una lega nanotecnologica che quindi con la contrazione, cioè funziona proprio come un muscolo, no? Per elettrostimolazione le parti si tendono o si distendono. Sì, e questa immagine non la posso vedere più perché da oggi che la vedo basta. sì, però in realtà uno volendo andare... più là, oltre, può partorire ideologie di robot organici, quindi stiamo parlando di pezzi sintetici, biosintetici, quindi si abbandona il concetto della giuntura per passare un po' più qualcosa di più snodato, come tentacolare, nervi, scocche più semitrasparenti, luminescenze. Che poi il passo da farlo diventare un robot a farlo diventare una creatura vivente è breve. Quindi si può. Ci si può veramente sbizzarrire come si vuole. Giusto per. Vi faccio vedere questo qua, che è un modellino che voglio assolutamente comprare. Anzi, vi metto direttamente questa. Questo è un artista, Mark O, che ha creato questo modellino che. Tendenzialmente è un modellino che può essere messo sulla scrivania per divertirsi, però anche usato come materiale di riferimento perché è veramente, veramente molto snodabile e riesce ad assumere pose molto complicate come questa, quella di sedersi in questa maniera e altre cose. È molto il manichino in legno 2.0 questo. Sì, anche 3.0 perché come... 3.0. 3.0, come dimmi. In mente, scusate, un prodotto che non esportano e mi sembra che sia possibile comprare solo in Giappone, mm-hmm. Non dico una cagata, che è un manichino molto simile a questo, che tramite un cavo USB si collega sì. Al computer e permette di mettere in posa i rig, i rig fatti con software 3D. Lo sto cercando, sì. L'ho visto, fantastico. È una figata, e non so perché non lo esportano, perché sarebbe veramente la cosa più comoda del mondo. Immaginati tu lo posizioni, ti fai le varie posizioni, poi Cinema 4D fa l'interpolazione, no? Quindi, eccolo qui, esatto. Guardate, non lo esportano, non c'è modo... Da notare la scelta delle giunture per dargli più possibilità di movimento, hanno tagliato il bicipite per fare la rotazione. Scusa, Claudio. Ma non si sa mai che qualcuno ha un amico che va là e ne compra 10, capito? Magari. Adesso vediamo, ho preso il nome, adesso vediamo se riesco a trovarlo. 11, sì. L'ho trovato, si chiama Kuma, non so come si pronuncia sì, esattamente. Sì. Non costa neanche, cioè costa anche poco, mi ricordo. Non so, adesso dovrei andare a vedere. Un centinaio di euro, una cifra così, riuscire a portare... Fantastico. Ecco. È bello grande, comunque sarà sì, un 50-60 centimetri. Non è piccolissimo, certo. Sì. No, sto notando che hanno definito la rotazione delle gambe con il taglio alle cosce e ai polsi. È una scelta molto intelligente questa,
per poterli creare molte pose. Ecco, faccio notare il piede a doppia sezione, poterli dargli, tarso, metà tarso. Sì, magari ce lo cerchiamo più tardi, quanto costa. Sì, questo è molto molto carino. In realtà per creare delle animazioni è relativamente buono, per creare delle pose immediate, certo, quello sì, perché sennò devi essere un esperto di stop motion per poter creare delle pose. Esatto, l'approccio è proprio quello dello stop motion, poi c'è l'interpolazione tra una posizione e l'altra e da lì si va a sistemare, ma vuoi mettere come metodo di input una cosa fantastica. Ah, ma anche le dita. Sì, sì, solo sì, che non si aprono. No, okay. No, non separate, non separate. Ecco. Però gli puoi dare, diciamo che le... aspetta che c'ho questo coso qua. In pratica, tu solo questa... Sì, è un pezzo unico. Li puoi aprire e chiudere il palmo delle mani. Sì, suppongo di sì. Quindi spostandoli magari... non so se apre e chiude proprio tra il pollice e le quattro dita, però potrebbe essere. Sì, sì, è molto, molto carino. Ordunque, stavo un po' cercando in internet di... Vi dico che Marco, il mio amico che lavora all'IIT, avrebbe accettato l'invito molto volentieri, ma... sapete, lui lavorando con i robot, insomma, è una persona molto erudita e fa cose molto più serie di noi, quindi non è venuto perché stasera era Luca Comics. Tutto sto giro, ecco. Ovviamente. Ma mi sarebbe piaciuto che chiudevi la frase, sai com'è? Più che altro non è venuto perché non ti voleva smerdare. No, perché lui è un nerd, cioè è un super nerd, poi fondamentalmente. Comunque, infatti, il robot alla IT di Genova. Però ha detto che assolutamente vuole vedere la registrazione di questa sera. E non è detto che poi non riusciamo a invitarli. Sì, ai nerd salveranno il mondo. Una serata qua a parlarci anche di robotica. E gli facciamo vedere questo robottino e gli diciamo, faccene uno. uno anche tu. E vedrai che fai soldi buoni. Se ne fai uno, fai soldi. Se posso aggiungere una cosa seria, scusate, a quello che ha detto Davide, la nostra idea, no? Cioè anche il nostro obiettivo è quello anche di portare dei personaggi che comunque sia, come nel caso di questo ingegnere elettronico, la nostra idea e desiderio è quella di invitare anche dei bei personaggi parlando di cinema 4D e render, no? Io ad esempio ho la possibilità, giustamente nel momento in cui questa cosa avrà la possibilità di crescere, di avere un certo pubblico, di riuscire, speriamo, anche ad invitare Ciro Sannino. Non so chi di voi lo conosce. Niki dice sì, certo, io sì. Magari non ricordo al momento. Cioè, per me riuscire... Ci siete? Sì, sì. Sì. E niente, o speriamo un giorno anche di poter invitare Angelo Ferretti, forse molti di più lo conoscono. Questo mi sa di riconoscere. Angelo Ferretti proprio per... vabbè, vi saluto da qui per non interrompervi, ma ormai tanto... Dai, salutaci con la voce, Daniela. Aspetta, ce l'ho fatta. Eccomi! Ciao. No, devo andare, domani lo sveglio prestissimo. Vabbè, comunque. C'è le 6:30. Non ho capito che ti trasformi in zucche, ma vabbè. Sarà un... vabbè, ce ne rendo la botta, no? Sì, sì. No, vabbè, grazie. Grazie a te. Ti ricordo anche a te il feedback, che è molto importante. Sono un po' oppressivo, però ci mancano un po' di feedback. Sì. E spam. Ma io in questo campo non ne so, quindi ascoltavo e basta.
però no, ma anche io, cioè Daniela, anche a me penso che non mi capiterà mai da parte di un cliente di dover creare un robot, no? Però sai come ci sono diversi, cerchiamo di coprire il raggio più grande possibile di utenti Cinema 4D. Sì. In realtà affronta anche delle parti di modellazione che uno dice, ah, però vedi, se non osservo. Esatto. Ah sì, anche perché si possono espandere un po' su... Infatti questa è una cosa che non ho voluto dire perché sennò il discorso sarebbe molto allungato. Questi concetti poi comunque si possono applicare anche all'industrial design. Esattamente. In maniera più articolata e magari in maniera anche più raffinata. La costruzione di una macchina del caffè o una stampante o qualsiasi altra cosa. Come design, concetti, colore, forme. Magari la stampante un po' meno, però... Sì, diciamo feedback, ma anche se volete essere propositivi, qui le porte sono aperte. Ad esempio, Daniela, ricordo che ti eri proposta, ti ricordo così, di parlarci una volta di Marvelous Design, ma anche argomenti che in qualche modo esulano dalla parte tecnica di software, come quello di questa sera, l'altra volta abbiamo parlato di composizione. Con Amin c'è anche il video sul canale, se volete rivedervi, quella serata lì è stata anche quella molto bella. Però appunto, se qualcuno dice, ma io di design ne so abbastanza, ne vorrei parlare in questa chiave piuttosto che in un'altra. Facendo un esempio, parlando di Marvelous Designer, noi per esempio non è Daniela che chiediamo che ti metti lì con il programma davanti a fare un tutorial, no, puoi anche prenderlo dall'ambito generale, cioè anche questa cosa può servire a noi come a te, anche l'affrontare il tessuto, la trapunta, come viene fatta, no? E dire che cioè ci sono dei comandi appositi, per esempio, all'interno di Marvelous, no? Per il tipo di cucitura del trapuntato, no? Io non me ne intendo del programma, però conoscere queste differenze generali, che secondo me è la cosa più importante nel design inteso proprio come progettazione, non come design, quello di conoscere com'è la realtà, no? Che è una cosa che non viene mai mostrata, la realtà delle cose, un approccio reale e con una conseguente applicazione al 3D, perché in sostanza noi facciamo questo, non facciamo altro che... Sì? Sì, no, sono d'accordo. Tutto qui. In pratica anche molto semplicemente non possiamo parlare sempre noi, abbiamo bisogno di altre bocche. Quindi siamo ben predisposti per tutti, perché siamo qui per lo share. Sì, cioè per creare sharing tra tutti, noi non ci reputiamo né insegnanti né, anche perché io proprio non mi ci ritrovo per niente, io dico quello che so, ognuno dice quello che sa, nel senso tutto qui, le proprie esperienze, esatto, è questo che vogliamo fare. Mi raccomando, spammate sì. Il link, chiudiamo il discorso su Daniela, qua ci fa notte, domani mattina. Ciao Daniela, buonanotte. Ciao Daniela. Orbene, io sto facendo vedervi delle immagini di robot reali a sto punto. Beh, questo non so se è quello di quello che hai parlato tu, Davide, di dove lavora la persona che conosci. Mi sembra che sia, come si chiama? Si chiama iBot. La puntata di domenica scorsa di Rico. Sì, è andato anche Piero Angela. No, ma sono molto... cioè, so che stanno facendo dei lavori molto importanti, comunque. Mm-hmm. Anche a livello mondiale, insomma, sono delle ottime cose. Poi vi volevo portare all'attenzione questo robot, che ha delle giunture molto molto semplici, per ovviare alla giuntura a doppia direzione, quindi hanno messo dei servomotori a unica direzione, hanno tagliato parecchi snodi. In questa maniera il braccio può realmente fare molti movimenti, tagliandolo anche qua come la bambolina. Se voi notate. Questo permette
una grande mobilità di questo oggettino qua, molto carino, molto carino. Vabbè, poi il famosissimo che ci ha parlato l'altra volta, Amin, il che non mi ricordo come si chiama, pseudo cavallo cane, Tarpa della Boston University, Cheetah, sì. Cheetah non come la scimmia, ma come il leopardo, ghepardo. Uh-huh. CH qualcosa, no? Sì. Questo, ah, poi sì, questo è incredibile. Che, ma a me, ragazzi, a voi non fa se andate a vedere tutti i video della Boston University, no, che si occupano proprio di questo, non fa un po' pena come vengono trattati questi robot che vengono presi a zampate e si rialzano? L'avete visto quello sul ghiaccio? Sì, poverini. Sul ghiaccio mi fa una pena. Guarda, è un maltrattamento contro i robot che io non ammetto. Sì, assolutamente. I robot hanno i loro diritti, il diritto di vivere come tutti gli altri, sì. No. Sembrava un cerbiatto che stava cercando di rialzarsi, mi ha fatto pena, giuro. E soprattutto mi dà fastidio che non gli abbiano dato una testa, perché se tu magari stai accarezzando una parte... Ti stai dici, accarezzando... Arriva l'ingegnere e dice, guarda che è mezz'ora che gli stai accarezzando le chiappe. Magari ma ciao fatto... bello, ma ciao, guarda che gli stai guardando. Sì, toccare il culo. Scusa, allora questa videocamera cos'è? Ops! non è la bocca, effettivamente. Questi sono quei robot che se li caga relativamente poco o nessuno, sono quelli tipo insettoidi, ma sono estremamente efficienti, e vi posso anche dire che la forma del serpente come robot, soprattutto questi modelli qua, sono estremamente efficienti e con i costi contenuti, perché la forma serpentoide riesce a muoversi su una grande varietà di superfici. Il problema è che è un po' lento, ma sono molto efficienti. Ci sono anche quelli acquatici. In pratica hanno la stessa forma, ma sono impermeabili. Sono molto versatili, ma soprattutto hanno la grande capacità di infilarsi in posti dove altri robot, per la loro struttura, non riescono. E sono molto usati per la verifica dei luoghi dove succedono incidenti o crolli. Ecco, in questo caso, avendo copiato dalla natura la forma più, tra virgolette, meno complessa del serpente, risulta essere la più efficiente. Quindi, proporzionalmente, la semplicità ha vinto sulla complessità. Anche in chirurgia, molto più piccoli, comunque più o meno sono fatti così, no? Gli strumenti robotici che usano in chirurgia. Sì. Stavo dando un'occhiata se c'era qualcosa. Bene o male, penso che abbiamo coperto un po' tutti i campi. Vabbè, tranne poi specificatamente altri modelli hollywoodiani o reali. Sostanzialmente è un po' tutto qui. Se c'è qualcuno, qualcosa che vogliono fare altre domande, disquisire anche. Questa cos'è? Una sonda? Ok. Un robotino. È un robotino a forma di serpente. Ovviamente ci avrà i LED che illuminano, una telecamera, se non. No, penso che. Adesso andiamo a vedere subito cosa tratta. Guarda, giusto così. No, ma sono. Ma già adesso nelle forze armate si usano non tanto quello, ma i robottini che sembrano delle macchine radiocomandate. Ma anche in videogame come Rainbow Six, se non sbaglio, l'ultimo che è uscito, che è ambientato attraverso militari, forze speciali, si usano robottini creati per stanare terroristi e cose del genere. Robottini su ruote, su cingolati. Sì, ce n'è. Io nel frattempo che vi sto parlando li sto cercando in internet, solo che sono un po' specifici, mi esce di tutto tranne quello che vado cercando io. Ok, scusate, io c'è ancora una persona su YouTube, mi spiace, l'ho inventata a venire di qua più volte, però devo chiudere la registrazione. Riesci a vedere il nome? Un file troppo pesante. No, mi risponde in chat, non so è appena uscita. Ok, va bene. Ci sono solo io, dice uno spettatore che sono io, interrompo la trasmissione, quindi non stiamo più registrando.